Punto primo, a partire da questa settimana, tutte quante le live che faccio sul canale Twitch, una volta terminate, saranno visibili soltanto sul canale YouTube chiamato Tierless Live. Il tutto però con 48 ore di ritardo perché altrimenti vado a infrangere il contratto che ho stipulato con Twitch. E al di là di questo, al di là di questo dettaglio, un'altra cosa che vi voglio dire, che vi voglio annunciare, è che lunedì prossimo, tra 4 giorni, il 9 di maggio, avrà inizio Pandora Season 3. Giusto per dirvelo, ho avuto la conferma ufficiale ieri. Lunedì in serata comincia la nuova season di Pandora. No, il nome rimarrà Tearless Live. Semplicemente, ragazzi, avrà un nuovo purpose, avrà un nuovo utilizzo. Perché altrimenti era un canale su cui caricavo una serie per 2 settimane e che poi ignoravo per 2 mesi, poi tornavo per una settimana, ignoravo per un altro mese e andavo avanti così. Fieric l'ha spoilerato il mese scorso. Sì, ma non il giorno. Ora avete il giorno. E comunque Fieric fa parte dell'organizzazione della serie Pandora. Io sono un invitato. Io ve lo posso annunciare quando lo so. Se la gente lo sa già da prima, non è colpa mia, io lo so quando mi viene detto. Detto ciò, signori, un salutone ai miei mods e ai miei vips. Tanti cuoricioni in chat per tutti e avviamo The Boy. Ah, e scusatemi per gli occhi perché so che odiate l'idea della Switch in Light Mode, ma io non riesco a usarla in Dark Mode, è proprio brutta, brutta, brutta. Pensi di riportare... A parte che non so perché 16 persone mi stanno chiedendo se penso di portare Wii Sports. Che senso ha fare Wii Sports se abbiamo Switch Sports adesso? Non avrei propriamente motivo di farlo ora come ora. Magari tra, che ne so, un paio di mesi. Dico, vabbè, raga, giochiamo per un paio d'ore in live a Wii Sports. Ma basta, non è che ci faccia i video come una volta. E quindi c'è questo. Allora, per i vecchi tempi sono per l'appunto vecchi tempi. Sapete quante cose fanno parte di vecchi tempi che è meglio non rifare? Vabbè. Allora, signori, come detto, oggi andiamo a giocare a Switch Sports e propriamente andiamo a giocare le partite classificate, le ranked di Switch Sports. Ora, tra tutti quelli disponibili, come per l'appunto sport, come modalità, ce n'è soltanto uno in cui io mi sia classificato, cioè il badminton. Però sinceramente non ho voglia di giocare a badminton. Carino, eh? Ci giochi 2 ore di fila e ti rompi il cazzo. Direi di provare la pallavolo. E provare un attimino a scalare nella pallavolo perché, essendo una cosa che si gioca in coppia, magari ci becchiamo la persona brava e diventa più facile scalare e arrivare in cima. Mi piacerebbe provare la pallavolo. Vediamo se ce la riusciamo a farcela. Ci sono già i nuovi cosmetici? Sì, ma non li ho ancora visti. Cioè, ho visto che sono stati sbloccati, ma non li ho propriamente visti. Non li ho guardati nel dettaglio, quindi appena ci si sbloccherà il primo pacchetto, daremo un'occhiata più approfondita. Non so se sono solo io, però un pochino lo trovo monotono su eSports. Però le logiche sport biliari come basket o baseball. Anche secondo me, e sono dell'opinione che prima o poi li aggiungeranno di nuovo. Perché così come faranno col golf a settembre, magari ogni tot regolarmente vanno ad aggiungere qualche sport vecchio. Mamma mia, odio essere sempre un po' in anticipo. Va bene. Quindi sì, si vedrà. Vabbè, con che cattiveria quella schiacciata da lontanissimo alla rete. Non me l'aspettavo. Saranno tanto... non necessariamente a pagamento. Ok, ottimo, attenzione. È un po' in anticipo, rovino tutto, ovviamente. Bravo! Ma che cazzo sono sti due? Jojo e Nun sono impressionanti, non li fermi. Comunque, vediamo. Però sono d'accordo anch'io. Sapete cosa? Wii Sports aveva quel che lo rendeva bizzarro. Oh, attenzione, incredibile. Fuori? Yes, fuori.
aveva quel qualcosa che lo rendeva bizzarro, lo rendeva particolare. Ma giusto stronzatine qua e là, non di più. Nulla di più di... Ok, buono. Capite? Gli easter egg, le cazzatine, sono cose che qua mancano. È un gioco molto pulito. A livello di gameplay è infinitamente meglio, perché gli sport sono molto più facili da giocare, molto più naturali. Cioè il movimento in gioco, bravissimo. Il movimento in gioco e il movimento che fai col braccio hanno perfettamente senso assieme. Porca puttana, oh. Oh, yes! E un'altra cosa che ho notato è che è difficilissimo fare errori. È difficilissimo sbagliare. Ok. Ovviamente ho fuck-appato mandandolo in anticipo. Bravissimo, Schnizzle. Comunque vi dirò, per ora forse... Un attimo. Per ora forse il migliore, quello che mi diverte di più, è proprio la pallavolo. Per quanto sia abbastanza ripetitivo e tu sia abbastanza costretto e confinato dal fare 3-4 movimenti. Il calcio è Rocket League, il che ci sta. Dai, chiudila. Non l'abbiamo chiusa. Ok. Ovviamente ho fuck-appato. Chiudiamola con la schiacciata finale. Oh no. No! Ma come hai fatto a missarla? Boh, comunque sì, vi dico, è bello come gioco. Gli manca quel po' di personalità. Diciamo che è molto pulito. Tutto qua. Salta. Alza. Ma perché è sempre molto in anticipo? Ok. Ottimo, vai amico. Oh, ma cioè è lo scambio più lungo del mondo. Mai fatto una partita così esagerata di Switch Sports. Pallavolo. Bello sto punto. Il fatto che non si possa customizzare i Mii mi sta sul cazzo. Ma in realtà no. È il fatto che tu possa mettere la testa del Mii sui body character normali, il che lo rende incredibilmente pepegotto. Tutto qua. Attenzione, la sta tenendo. Muro! Ok, amico. Come sempre molto in anticipo. Buono, ottima. Ovviamente un po' in anticipo. Ottimo. Oh, la partita di pallavolo più sentita della storia di Switch Sports, comunque. Ah! Bravissime. Porca puttana. Complimenti. Oh. Cioè, io in tutte le partite che ho giocato c'era sempre una squadra un po' più imbranatina dell'altra. Sto giro qua stiamo... La stiamo tenendo tutti quanti in piedi. Ok, un po' in anticipo. Ok. Bravo. Porca puttana. Si può fare punto del servizio? Sì, sì, sì. Si può fare Ace. Ok. Molto in anticipo di nuovo. Ah, che cazzo. Ok. Oh cazzo, non lasciatemi questa responsabilità. Grande. Come ci arrivi a quella? 5, 7. Fine. Sì, i customizables sono... Guarda come sono distrutti i miei. Nonno salsa, però GG, bella.
Hai provato a fare la veloce? Cioè, in che senso la veloce? Sì, ce l'ho l'accetto al Joy-Con. Vai tranquillo. Vai nei riconoscimenti. Nei credits, dopo guardiamo. La schiacciata veloce. E come cacchio si fa? Sì, devi fare tempismo ottimo su tutto. Non è così facile. Ciambara! Allora, sapete cosa? Allora, dei tre sport vecchi, il bowling l'hanno revampato e ci sta, anche se con il peso del Joy-Con ti sembra di lanciare una pallina di carta più che un'effettiva palla da bowling. Però questa qua è una cosa che non puoi modificare. Il bowling ci sta. Il tennis mi piace, anche se mi scazza che non puoi agitare la racchetta. So che è stupido, ma è una cosa piccolina che a me manca personalmente. E per il resto l'altro sport vecchio è la ciambara. La ciambara l'hanno un attimo modificata, ma lo fai una o due volte e poi basta. Scusa mica. Ma oh! Ma che cazzo è? Non va! Ma non... Cioè, non è colpa mia qua. No, 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 no. Qua c'è qualcosa che non va. Ma che succede? Scusami, Melissa. Non è colpa mia. Io ci sto provando. Ma ragazzi, ma non va. No, non va. Non va. Non è colpa mia. Mi spiace per Melissa. Non fa un cazzo! Non fa niente! Fine. Ma non, se primo salta, non mi salta neanche! Ma si era sganciato, ma da solo! In realtà me lo dava acceso e ha agganciato, ma non lo era! Scusa, Melissa, non volevo. Non è colpa mia, non andava. Cioè, va ben tutto, ma per 5 volte di fila che io non la prenda non è normale. Povero nonno Salsa. Eh? Ah, ok. Non c'è Mario, non c'è una cosa del genere. Su Twitter te lo ricordo 16 volte. Dai, mettetemi con l'entusiasta Tito Fi. Pallavolo! Dai, voglio mettermi in team con l'entusiasta Tito Fi, dai. Ma sì, sicuramente li aggiungono gli altri sport vecchi. Anche tutti quelli di resort. Magari non tutti, ma i più popolari. Anche il ping pong prima o poi aggiungeranno. E grazie Paolo per il Prime, un bacione. Un bacione, un bacione. Benvenuto tra noi. Attenzione, si comincia. Questa volta basta puttanate, questa volta ci siamo. Vedete che mo va. Cioè, perché sono andato in anticipo io, oh cazzo. Perfetto. Buono! Grande Celestia. Bene così, ottima partenza. Ma no, che battuta rapida. Porco can. Che tega di Tito Fi. Ma vai, che tu che cazzo giochi con lo zainetto? Come pensi di poter giocare bene con uno zaino addosso? È molto in anticipo. Di nuovo. Gran muro, Celestia. Perché la gonnina? Perché è l'unico vestito che ho sbloccato finora. Ok, un po' in anticipo.
Non è stato un granché. Muro momento. Bello. Dai. Ecco, in realtà l'unica cosa che mi manca davvero tanto... Minchia. L'unica cosa che mi manca davvero tanto del... di ciò che era Wii Sports Resort è il ranking offline contro i Mii singoli. Quella cosa lì mi manca proprio tanto. Guarda che... pensavo di riuscire a fargli punto così. Uff. Alza. Molto in anticipo. Madonna celestia. I campioni mi sembrano piaciuti un sacco. Ho il titolo Salsa Robusta. Ma sai che Salsa Robusta non è male come nick? Ok, vai a murare. Mamma mia. Che chiusura. Salsa Robusta. Dopo cerchiamo di fare qualcosa di stupido. Attenzione. Sbloccati tutti quanti i bonus. Oh. Fatemi vedere le cose del calcio. C'è un toppino delle esultanze, una palla rosa che non so per cosa la si possa utilizzare, degli occhiali, delle sopracciglia foltissime. Ora, premesso che non ho ancora preso niente dalla collezione carina e non so se lo farò mai, cioè in realtà la palla e la racchetta sono carucce, ma nulla di più. Ora, quanto ci scommettete che tra i due oggetti, cioè la serie di titoli e gli occhiali, uscirà la serie di titoli? Guarda. Alleluia! Ce l'abbiamo fatta! Alla penultima, ma ce l'abbiamo fatta. Sapete qual è la cosa che un po' mi dispiace? È che ancora non abbiano aggiunto la pelata come tipo di taglio di capelli. È un po' stupido, però. I riconoscimenti... Intense Ancestor, ma che cazzo vuol dire? Dopo li guardiamo. Ho visto che c'è una robina del genere, cioè so per sentito dire, ma... Sniguz. Come non è un taglio di capelli pelato? Lo è, lo è. Lo è, lo è. Ma poi perché, scusatemi... Oh, sono arrivati. Perché alcune lingue hanno i nomi tipo dei tag con la prima lettera maiuscola e altri minuscolo? Mi dà fastidio sta cosa. Anch'io voglio il nonno con la N maiuscola. Fan du papi. Cos'è? Un fan del papi? Si parte! E grazie Giacomo Paninoso per la sub col Prime. Un bacione, benvenuto, bello. Grazie anche Donny, me l'ero persa la tua. Spamone di cuoricino in chat per te. Oh Mattia, lo sai perché che anche i pelati fanno la coda in strada? Non l'ho capita. Vabbè. Non è un taglio di capelli perché non è caduto. Vabbè, però. Non è che siano caduti tutti. Magari c'è anche chi è pelato per scelta. Molto in anticipo. Grazie Spider Destinator. Che vuole il suo gelatier. Minchia, stava quasi per tenerla dentro. Il tuo minchia, sai che un bel gelatier ci sta. Io siccome in sti giorni non c'ho un cacchio di tempo con il fatto che sto cercando di editare quel cacchio di video della Tirlo che mi sta prendendo un sacco di tempo. Un attimo è che sto facendo muri a tutto spiano. Bravo. Che era sta schiacciata? Oggi ho ordinato un mini globo con... bravi. Con dentro tipo le crocchette per i gatti, che per le gatte che sono finite, e siccome devo arrivare a un minimo di consegna, tipo delle Kinder fetta al latte e dei Kinder pinguì. Madonna, che cose buone. Ah, ma questa è la sub di Spider Destinator. Bella. GG. Vediamo tu. Attento che ti fa alla Switch. Oh no.
Ma do quanta voglia di giocare a Pokémon mi ha fatto venire la Tirlock. E no, incredibilmente non ne ho avuto abbastanza. Pronti a murare? Bella. È un po' in anticipo, ovviamente. Uff. Prendo io. Imbarazzante. Colpa mia questo. Ma che bello è sto pallone. Questi colori. Qua siamo tutti quanti un po' Pepe Gottico. Comunque si conferma. La pallavolo è macchinosa. Sì, lo è. Ma cioè lo è con di giustezza. Nel senso che sono quattro i movimenti che puoi fare. Se non li fai bene è macchinosa. Però è scorre bene. Cioè almeno questo è quello che mi sembra di... Cioè quello che mi ritrovo a pensare. Bravo. Ciao. Faccio da predictare Snee, sì, abbastanza. Stato murato. Beh, così anche nella vita reale. Sì, in effetti. Ok. No, zio. Solforoso, non puoi sbagliarmi così. Stavamo vincendo, Solforoso. Ci siamo fatti uccellare. Ecco, si vincono pochi punti, però. Posso lamentarmi di questa cosa? Cioè che per fare un po' di punti ci metti 16 anni. La cosa che mi dà fastidio, ma poi non ho capito per quale motivo il pelato non sia un taglio di capelli predefinito. Perché non c'è il pelato? Perché non c'ho le barbe? Perché devo sbloccare queste cose? Vestiti e accessori. Si vedete che non c'è nient'altro. Ho soltanto sti vestiti qua. Tutto il resto non c'è. Vai, torniamo a cercare per suore. Gli occhiali li ho trovati, però non li posso mettere al Mii, purtroppo, ragazzi. Dai. Shirin, fatemi giocare con Shirin. All I want is you, you're my Shirin. My Shirin. Pazzo, dopo 10 partite ti sblocca la Lega Pro. Che sono le classificate. Invece giochiamo con Robin. Dai. Oh, a livello di stabilità, connessione e quant'altro, ragazzi, è ottimo. Ok. Già. È ottimo, mai avuto problemi di lag. Anche perché se vedono che inizia ad avere problemi, piuttosto ti mettono contro la CPU, che lo apprezzo. Pelatier non ha gli occhiali. È vero, Pelatier sulla Switch non ha gli occhiali, non glielo ho mai messo. Minchia, che murata in faccia. No, no, fai, fai. Se volete stream sniperarmi, fate pure. Cioè, ci sta anche. Molto in anticipo, ovviamente. Mamma mia, pessimo. Bello questo muro. Bello. No, non è che mi sto dimenticando. Sì, mi sto dimenticando. Sto per dire, no, li sto ignorando. Ma poi mi sono conto che se avessi detto li sto ignorando sarebbe stato peggio. Fortuna che siamo arrivati. Dai. Minchia, l'ha preso lo stesso. Madonna, cosa ha preso. Di cosa? Di fare il Switch Sports, Gabri? Ma sì, dai, volentieri, raggiungiamo.
Ok. Ah. Ok. E questo non me lo prendi, me l'ha preso. E questo non me lo prendi di nuovo. Tira il l'acceso del Joy-Con. Sì, ragazzi, è che lo sto coprendo col dito. Non voglio farvelo vedere. Ok. Bello. Bel recupero. Non è stato proprio il tiro migliore, ma era posizionato male l'amico. Taglie. Taglie al centro. Pessimo. In realtà l'avrei voluto mandare dall'altro posto, ma va bene. Vai, amico. Schiacciala. Questa era caduta, si è visto. Madonna, questa qua è OP comunque, Sherin. Sulle schiacciate fa paura. Bravo, Nico, diglielo. Poi l'anticipo. Allunga che. Ti prego, muralo. Mura l'amico. Ok. Ho accappato. Madonna. Oh, ste murate improvvise. Di nuovo la terza che non ho preso perché non me l'aspettavo. Oh, ma ne abbiamo perse tipo 3 su 4. Ma quanto stiamo facendo schifo? Ora vado a vedere i riconoscimenti. Sì, sì. Ah! Mamma mia. Oh. Adoro ste cose. Questa è proprio una cosa da Nintendo. Dobbiamo arrivare a 50. Non so se ce la faccio senza far cappare. Siamo a 20. La palla va veloce. Pop. 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 No! 30! Sarà lunga. Questa qua comunque è proprio una cosa carina da Nintendo. Solo loro le fanno queste cose. Anche se ho visto che non devi fare più il movimento intero nel tennis, basta che muovi il polso. 17, 18, porco 2. Krsek. È una cosa che avevano come bonus quelli che hanno preordinato il gioco. O quelli che lo compravano nel primo mese dall'uscita. O quello sei offline con la console. Cioè, se l'hai comprato dopo quel periodo lì, non ce l'hai a disposizione. Altrimenti sei semplicemente offline con la console. O col PC. Attenzione. Concentrazione. Ritmo. Velocità. 25. 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ok, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Titolo ottenuto? Cioè, quindi vuoi dirmi che ho sbloccato un titolo? Posso finire alla fine? Grazie Luca Laurenti 69420. Mannaggia te che hai dato la voce a quel bastardo di Stuart Little. Buonasera, ti qual è il tuo sport preferito tra i 6? Per ora pallavolo.
Peccato che Nitas non renda molto, che cosa? La ciambara, raga, l'ho provata anche in video. È molto semplice, è letteralmente la ciambara che abbiamo visto in passato, nulla di nuovo. No, fra! Il tuo punteggio 50, record 0. È 50 il mio record. Impiegato, impiegata. Fico. Sì, sì, per mettere gli occhiali al me, in quel senso sì, lo devo fare da lì. Quindi ora posso essere un impiegato? Ex salsa. Tutto qua. Sì, ragazzi, no, ma il fatto è che proprio i Mi non possono essere modificati con i cosmetics per gli avatar. Semplicemente. Sono due cose separate. Solo i costumi, esatto, non i customizables in faccia. Ciao Ninja, buonasera. Dai, mettiamo sui tre sport: calcio, pallavolo, bowling, che sono i tre migliori. E pian piano farmiamo un po' di cose. Dalla personalizzazione del Mi in 6x6 è ovvio che posso, ragazzi, quello è ovvio. Grazie Alessandro per la sub. Un bacione. Allora, vedo che mi state chiedendo tanti com'è, se è un degno successore di Wii Sports. Vi dico, sì, l'ho detto anche prima. È un bel gioco, ci sta, mi diverte. Però gli manca quel che, quel quid, quel qualcosa che lo renda speciale. È un gioco molto pulito e molto ben fatto. Tutto qui. Ora, ragazzi, volete provare la Stream Sniperare? Fate pure. Io ve lo dico. Anzi, meglio, così mi fate vincere, no? Vi dirò, il calcio secondo me non è così male. I concorrenti. Quanto sono molesto. Primo round. Attenzione. Tanto farò cagare, uscirò al primo round. Per non uscire mai devi fare quasi sempre strike, quasi. No, no, beh, Ninja lo so, non, cioè, era giusto uno che mai. Che schifo di partenza, ragazzi. Bello spare. Grazie, amico. Easy spare. Ma ormai col bowling mi sono abituato a fare spare e basta. Faccio solo quello nella vita. Spareggio. Sì, però vedi che fanno tutti quanti 10. Come cazzo puoi pensare di scremare le persone? Se uno sbaglia è già eliminato. Cioè, è un po' una merdina, se permettete. Dai e cazzo. Bello questo. Incredibile. Bravo, bello Sir Creon. Con lo spare. Pa 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 pa. Comunque il buono è come cercare di battere il personaggio buono nel gioco di video con il personaggio di Winnie the Pooh che devi provare. No! Cioè, allora sì, la difficoltà è proprio quella.
No, una sola. Come ha fatto a rimanere solo? Ma dai. Guardate che l'ho messo e mi eliminano. Vabbè. Oh, rabbia. Pensavo di averlo missato. Non riuscivo a buttarlo giù. Dai che sono passato, zio. Come primo per giunta. Ok, ora ce ne falciano altri tipo 4, vero? Secondo round. Dai. Passano i primi 5, devo continuare così. E si fa la grande. No! Ecco, questa è la fine. No! Sono salvo per uno, attualmente. Sono salvo per uno. Mamma mia. Che volevo prenderli in maniera tale che poi la palla li mandasse verso sinistra dove potessero prendere quello nell'angolo. Quanto schifo sto lancio. Non devo far cappare. Far cappare è assolutamente forbidden. No, questo qua era, cioè, dritto per dritto. Minchia, se non è strike questo, cosa lo è? Vabbè, siamo fottuti. È il massimo che possa fare. Ciao. Capite perché ho sbagliato un tiro? Sono fuori. Devo sperare che Jacob non faccia punti, praticamente. Tanto sono fuori lo stesso, anche sono ultimo. Ho fatto strike e sono ultimo. Dite che mi devo alzare. Oh, comunque, due spare, due strike e un lancio fatto male. Ultimo, ottavo. Vabbè, che tristezza. Fan of boy. Abbandona. Grazie. Posso vedere il dettagliato? Cioè, ah, in realtà ho fatto due spare, due strike, un 6 e un 9. Allora no, ok, mi merito di uscire. Ma però in effetti dà un botto di punti il bowling. Beh, qua ho quasi finito tutto. Mi mancano giusto i tag. Vabbè. Dammi questo, così completo tutto. Eterno, one up, scattare, scatta, scattante, saltare, salta, saltante. Completato. Qual è il mio bonus? Ah! Il bonus sono i vestiti. Eh? Ora l'ho capito. Crea una stanza privata con voi. Posso farlo? Davvero? Come si fa? Sono proprio io. Anche col funny pack. Almeno si gioca con i tuoi amici. Prendo punti lo stesso? Posso farmare? Lo dubito che io possa farmare.
Crea nuova stanza. Capienza stanza. 8. Password. 2, 2, 9, 3. A caso. Chat vocale, no. Vediamo. Possiamo fare bowling e calcio. Vi do un minutino per entrare e vedere come va. Guarda, former parent grande. Speriamo, Andre. Fuck it, Gabri. Vai, ti sfido a tennis. Mentre gli altri entrano. Tennis. Però figata che funzioni così. Possiamo anche usarlo nei subday, quindi. Cominciamo. Sì. Ah, non potete? Bullshittata. Allora aspettate la prossima partita. Da più che altro voglio vedere se mi dai i punti. Perché se mi dai i punti, magari facciamo giusto un paio di partite insieme. Se no, no. Se no, tryhardino e basta. Dai. Pronti per Wimbledon. Cioè, Switchbledon. L'ho già fatta sta battuta, non posso riciclarla. Era dentro, arbitro. Serve l'amicizia? Allora che palle. No. C'ho voglia. Ci organizziamo per eventuali subday. Vabbè. GG. Più che altro il subday, sapete, cioè mi basta aggiungere o farmi aggiungere da una o due persone, è fatta, no? Così. Solo gran pesantezza. Eccola. Aia. Stavo volando. Come match point? Buono. Schifo tiro. Ok. Dai, un punto. Si comincia. Pessima battuta. Ma che cazzo? Ma posso anche smorzare il tiro? Che culo stavo tirando. In che senso fa entrare in stanza non sub? Dove? Quando? Perché? Dei subday. Se vi devo aggiungere io. Comunque era fuori quella palla. Si è visto il rimbalzo, eh. Bella. Vantaggio alla rimessa. Match point. Basta l'amicizia di uno dentro la stanza. Eh? Quindi vuoi dire che io posso essere amico di un amico? Vabbè che se facciamo i duelli a due nel subday, che cazzo cambia? Giochiamo a pallavolo uno contro l'altro verso la chat, cioè verso la CPU. Cioè, aiutati la CPU, che cambia? No, cazzo, speravo di riuscire a prenderti in controtempo che dall'altro lato. Bowling out, beh, bowling a 8 magari evitiamo. No, me lo tengo buono per i subday, poi torniamo a tryhardare con la pallavolo. Fuori. Buono. Minchia, Jack, vuoi davvero unirti per fare pallavolo insieme? Perché io ci starei anche. Spero si possa fare.
Orco cazzo. Oh sì. Buono. Match point per noi. Allora, lame. Magari ci organizziamo con qualcun altro in Pandora per fare una serata Switch Sports, se ti va. Piuttosto. A sto punto. Porco cazzo. GG. Minchia, non finirà mai. Ma sì, un altro lo troviamo, figurati. Fuori! Che culo! Che culo! Povero Gabriel, mica la partita è infinita! No, non è vero che era dentro! Era perfettamente... Cioè, era fuori, era perfettamente dentro. Minchia, ma poi sto battendo sempre io. Ok. Sì, in effetti ho fatto così, è giusto. No, ragazzi, per entrare dovete avere tutti quanti... Cioè, dovreste essere nella mia lista amici, ma... Gabriel era da un precedente subday. Di Mario Kart. Dentro. Aiuto, è infinita. È infinita. Non ce la si farà mai a finire sta partita. Ma qua siamo al 15° vantaggio. Basta. Che sofferenza. Non dovevo toccarla, stava uscendo. Gli ho regalato il punto qua. Il modo c'è, ragazzi. Quando andate su Gioca con gli amici, c'è l'opzione entra in una stanza o crea una stanza. Se un vostro amico vi dà una pass, potete entrare. Però dovete avere certo gli amici, sennò non funziona. Aiuto, cioè il pubblico che se n'è andato a Roland Garros è vuoto lo stadio. Ok. Buono. Vantaggio. Dai. Oh cazzo. Aiuto. Come si fa la battuta potente? No! Ah, cazzo. Ok. Sì, non va così forte. Forse l'ho colpita non col tempismo giusto. No! Perché non l'ho lasciata andare di nuovo? GG, Gabri. GG, la partita più lunga della storia. Minchia, i buzzer. Il fatto che devi procurarmi anche il buzzer affinché possa andare. Accettazione? Cazzo, è un albergo. Cianco, con che cattiveria. Cioè, per quanto uno possa essere d'accordo, va così. Vabbè, grazie Gabriel, è stato magico. Ciao belli. Buonasera.
Ragazzi, per la prossima. Allora, la teniamo per un sub day. Le stanze aperte a anche più giocatori, magari. Per le sfide 1v1, sicuro. PPPDP. No, gli occhiali. Adesso dobbiamo giocare con. Ma no, ma Jenny non ha neanche un tag. Che tristezza. Pente, madonna. Avevo guardato, stavo cercando quello dei. Non mi ricordo il nome. Gli Skylanders per il TBT. Non l'ho mai più trovato uno a una piattaformina. Positiva novata, Alex. Grande Alex, sempre sul pezzo. Come si applaude? Oddio. È un po' equivoco il movimento. Come sempre faccio cagare. Ok, non sono l'unico. Buono. Super Pepe Gotta. Bella. Bel muro. Bel muro. Mi si è presa in faccia. Quindi se io me la sbatto sulle palle, tipo fa uguale. Ok, sì, lo fa. No! Ma figa. Alessandra, maledizione. No, però guarda, se me lo sbatto sulle palle funziona uguale. Ok, equivoco però. Dai! Dai! Ecco, rovinato tutto, sapevo io. Bravissima. No, quello lo so, è che non mi fido delle persone. Dai. Perché le persone pepegotte me le trovo io? Dai. Questa è abbastanza chiamata, telefonata. Errore mio, bravissima. Dai. Ok, ce l'abbiamo ancora. Cazzo, la stanno tenendo su. Ok. Rialza, 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 Alex. Poi anticipo, lo so. Sì. Sì, l'abbiamo tenuta. Minchia, pure incrociando. L'abbiamo tenuta. Vai che te la rialzo. Vabbè, bella. Questa qua non la potevo prendere mai nella vita. Ciao, Lilithio. Maledizioni. Maledizioni, più di una? Cazzo. Ma per fortuna che non è saltata, va là. Per fortuna che non è saltata. Ecco, un'altra cosa che mi manca sono i Mii che fanno da spettatori. Questa è una cosa che mi manca tantissimo. E dava un botto di vita. Brava. Dava un botto di vita al gioco. Adesso sono tanto una serie di personaggi senza personalità né niente. I Mii, per quanto carini siano, i Mii potevi anche avere i tuoi personali, quindi c'erano i tuoi amici, parenti, personaggi inventati. Boh, era una cosa carina. Ci sono, ma non è come una volta. Cioè, nel senso, non è. È molto più anonimo. Bello il muro. Peccato che non finisca mai nella vita. Altro muro e questo non me lo prendi. Ok. Quattro a tre. Bel muro, Alex. Bella. Fine.
Buono. Al 69 lo Mao. I suoni sono fatti bene. E grazie Pap per il Prime, un bacione bello. Ma è possibile che abbia fatto meno di 10 partite a pallavolo? Non ci credo. E grazie anche a Tappetino Perso per il secondo. Giga baccioli. Oh sì, oui oui, Maxence Garçon. E grazie anche a Big Monkey. Pallavolo! E giuro che è collegato all'accetta, tanto che ce l'ho invisibile. Grazie Big Monkey, un bacione. Big Tearless Loves in chat per te. No, non è che devi vincere, devi giocarne 10. Supuesta serio. No, non ce l'ho abbastanza spazio secondo me, ma sti cazzi. Piuttosto distruggo la stanza. Minchia, che muro. Ok. Dai, e quando si va su FIFA? Domani sera. Vai. Battila. Battila. Grande campione. Dai. Benissimo. Nuage Maxence. Ma mi becco un sacco di francesi. Non so come mai. Me l'ha presa di piede. La presa di piede, bullshit. Ok. Prendila tu quella. Io non la potevo prendere mai nella vita. Bravissimo lui. Sì, che non l'ha presa neanche. Comunque giga bullshittate. Molto in anticipo. Ma che cazzo? Ma no! Ma non è vero! Ma non è vero! Ma no! Scusatemi, mi si sta distruggendo la scrivania, amici. Aiuto, devo tenere sul microfono a mano. Altrimenti mi si distrugge tutto. Vai, amico Tristano. Te la rialzo, amico Tristano. Tutta tua. Perfetto. Yeah, yeah. Ok. Poi in difficoltà non ce l'abbiamo fatta. Tutta tua. Alzamela. Minchia, schiacciare veloce è magico comunque. Funziona da Dio. Per giocare online sì, serve il plus, raga. Cioè serve comunque l'online. Nintendo Switch online, non forse il plus? Con quanto lag? 5-1. Fine. Checco, praticamente ti spiego, io ho... diciamo un... non so come descrivertelo, un attimo. Qua c'è roba che è da sbloccare, sì. Qua di più però. Dammi le sopracciglione. Il toppino. Va bene. Basta l'online, non serve il plus, ok. Grazie per averlo spiegato. Allora, Checco, io ho una sorta di Switch. Non la Switch, la Nintendo. Ma uno Switch che mi permette di alternare la sorgente del mio schermo principale tra Nintendo Switch e PC. Praticamente, quando io vado per registrare, guardo il gioco in tempo reale e poi trasmette contemporaneamente l'immagine
a OBS. Questo è quello che succede. Grazie Crismo per il Prime, un bacione bello. Ah, e tra l'altro, cioè, non è che dici ho la Switch collegata alla TV, no, ho la Switch collegata all'Elgato comunque, e poi l'Elgato è collegato allo schermo con questo splitter di input. Quando voglio guardare direttamente cioè la Switch o la PlayStation, perché basta che cambi l'HDMI tra una console e l'altra, sono a posto. Io faccio così. Se vuoi giocarci direttamente da PC, forse la cosa migliore è usare direttamente il programma del gatto. Lì c'è un po' meno input lag. L'online non so, ragazzi. Cioè, quanto costa l'online ve l'ho andato a cercare con tutto il bene di questo mondo. Non sono Google. Se mi chiedete ti arma serve, vi rispondo. Quanto costa? Che cazzo ne so. Yes, il mio amico si chiama Sì. Eroe. Così improvvisa. Vabbè, pepegotti tutti. Vai, sì! Buono. 3, 2, 1. Mura! L'ho toccata? Maybe sì. Tutta tua. Prendila questa. Ripperotti. Madonna, Sekiro. Che incubi l'estate scorsa. Bella! Bella! Presi tutti in controtempo. Aia. Ho sbattuto contro il microfono. Vedi che fanno bene a chiederti se hai abbastanza spazio attorno a te. GG. GG. Taglie. Pop. Ma perché sempre in anticipo? Qua ho fatto cagare il cazzo proprio. Dai. Grande amica dei capelli rosa. Grande Lidia. Di nuovo? O no? Tieni là! Eroe vero, yes. Sì, sì. Sì, sì. Non è l'ideale. Oh, cazzo. Brave. Ah, grazie, Giangi, per il 34esimo. Un bacione. Spamone di Tirle Slow in chat per te. Ci ho provato di nuovo. Sto giro non le frego più. Ok. Buono. L'angolino non la prendi. Ah! Buono così. Servizio più scemo del mondo. Ok. Poi in anticipo come sempre. Devo rovinare tutto alla fine. Buono il muro. Questo non te lo so dire, Pigeon. Perché non ho provato. Dai, muralo e chiudiamo sta partita. Cazzo. Sì, così. Che mini floater della merda. Ok. Da dove hai battuto? Dove hai schiacciato? Da fondo campo, zio. Porca puttana. La presa. La presa di nuovo. Minchia, il nostro compagno ha attivato la God Mode.
Vaffanculo, questa qua come cazzo la prendevo io? GG al nostro amico che ci sta provando, sì. Vai nell'angolino, niente, me l'ha murato. Cazzo, è entrata! L'avevo anche toccata, pensavo potesse bastare per smorzarla un attimino. Nope. Prendo, sono stato mandato più fuori giri il mio compagno. Ok. Bel muro. Bel muro di nuovo. The Wall! Salutone a Jerry Scotti che ci segue sempre. The Wall! Basta. Io ho paura, voglio stare al muro, non qua. Vado a prendere il controtempo dal lato opposto. The Wall! Aia. Vai di nuovo. Certo. Se ti spostassi prima, Pirlette, invece che star lì a guardare, se corressi al centro del campo dopo averla alzata, sarebbe molto più facile. Che ne dici? Ok. Sei, sei, ragazzi. È l'ultima. Chi vince, vince. Questa qua è la bella. Yes! 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 Yes, yes. Oh, finalmente sono un professionista della pallavolo. Possiamo provare a scalare. Dai. Però adesso non è che posso urlare The Wall ogni volta. Ma che cazzo vuoi? Non è che posso urlare The Wall ogni volta che faccio muri. I vicini mi cacciano via da qua. Dopo ragazzi magari facciamo un po' di calcio, un altro po' di bowling che era bellino. Boh, vediamo Philos. Cioè ci potrebbe stare, ma vediamo. Ehi, JM, era contro di lui prima. Vieni, vieni con me che te la cavi, JM. Cominciamo. Dai, viecce. No, sono con Xenon. No, JM è anche Bravp. Non conosco il gender, quindi dico Bravp. Maledizione. Iniziare. Fa anche la musichetta carina. Cazzo. Ok. Ah, ha fatto schifo qua. Peccato, l'ho toccata nel lato sbagliato. The Wall, ma in... con che faccia? Non avete visto che il BB per un mezzo secondo c'aveva tipo la faccia super preoccupata? Sono continuamente un po' in anticipo io. Non riesco mai a prendere il tempismo giusto. Anche qua un po' in anticipo. Vai amico. Porco cal. Non ce la faremo mai. Ok, ha sbagliato tutto. Vai. Porca puttana. Si scambi infiniti. Sì che la teniamo dentro. Cazzo, quasi. Niente, l'ho toccata di nuovo.
Ma di nuovo con un perfetto 3 su 3 col tempismo giusto, non ce la facciamo. Minchia, stiamo difendendo bene, ci manca il colpo finale a noi. Comunque voglio giocarci io con la persona che ha di meno di ranking, che palle. Ok, ce l'abbiamo. Di nuovo. Figa, ma io che cazzo ci devo fare? Oh, io continuo a toccarla. Poi in anticipo. Quando mai? Perché non potevo essere io con la persona brava a giocare? Che palle! Piango. Vai. Oh, finalmente uno per noi, me la ricevolo benissimo. GG. 5-0, minchia. Cappottone. Cappottone. Sconfitta imbarazzante. Tristezza. Vai. Ridammi JM e segnala a me. Ma segnala, segna il P. No, sto giro no. C'è diamante e viola però. Dai, dammi viola. Pallavolo. Poi andiamo a giocare un attimino a bowling. O a calcio. Dopo facciamo un po' di calcio, dai. Ci sto. Pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa-ra-pa. Tutti E. Quindi tecnicamente siamo tutti i pepegotti. Io sono con Viola. Ciao Viola! Oh, lo sentite il beat? Cazzo che ritmo che c'ho. Sembra la base per un poliziesco. Ok, si comincia alzando. Vai Viola. Scusa Viola, errore mio. Viola ci sa fare. Benissimo. Ciao Pinco. Grazie per il Prime, un bacione. E ragazzi, mentre... grande Viola col muro. Mentre questi qua ci fanno il primo punto. Anzi no, lo facciamo noi. Vi ricordo che... Qualora volete supportarmi lo potete fare abbonandovi col Prime. È gratis, mi costa nulla, in cambio avete tante cosine belle. Come questo punto. Vai Viola. Tuo momento, vi. Dai, vi. Grande, vi. Benissimo. Bella. Ottimo. Mamma mia. Vai, vi, tutta tua. Sì. Peccato. Ci abbiamo provato. Anna top sul muro. The wall. Vabbè, che gli è rimbalzato dentro il polpaccio di Anna, ma tant'è. Vai. Vai, Anna, vai, Anna, vai, Anna. Cioè, vai Viola, in realtà ho sbagliato persona. Scusami. Sto ancora imparando i nomi. Come cazzo hai fatto a prendere l'anticipo lì? Cazzo. Ok. Sì, così. Se, allora, vedo che le persone tendono a mettersi dal lato opposto rispetto al muro. E se tu le prendi in controtempo è sempre punto. Grazie, bello, un bacione. Ah, esattamente questo è il motivo per cui mi metto sempre al centro del campo. Ah, grazie, Laimo. Bello. Oh, gli ho lasciato lo spazietto, l'ho sfruttato. Grazie, bello, bentornato col secondo. Giga bacioni in chat per te. 3, 2, 1.
Viola. Nice. The wall. Bello. Il muro. Ce la fa. La tiene. Guarda che la chiudiamo adesso con un altro muro. Quasi. Niente. Cazzo, punto loro. Quanto è bastata. Attenzione, concentrazione, ritmo, velocità. Tocca a me, mo, ricevere. No, non darla a me questo impegno incredibile. Orco can. Ma ha trapassato il muro. Ah no, era già scesa. Vabbè. Ma come abbiamo fatto a finire in parità qua? Mo perdiamo. Ok. Buono. Oh, mi mette fretta quando salto per anticipo. Sempre un po' in anticipo finisce sta palla. Che odio. The wall! No. Pensavo fosse andata. Yes. Mamma mia. Mamma mia. Che ansietta. Che palle, oh. Dritta lì doveva proprio metterla, dritta lì. Mi ero anche posizionato bene. Bella viola. Nice one. Nice one. E grazie Mattias per il 17° mese, un bacione, bello. Benissimo. No, devi mandarla dall'altro lato, mi è bastato. Yes, una vittoria finalmente. Qui tutto bene, Mattias. Mi spiace sapere che le cose siano un po' così. Spero nulla di troppo grave. Spero che si riprenda presto. Si prenda cura di sé, mi raccomando. Un bacione. Però si sale troppo piano. Posso permettermi di dirlo? Quanto rimani qua tu? Non me lo dici. Vabbè, andiamo qua intanto. Il cappellino! Ma che bello. Ah. Se facciamo un po' di bowling o calcio. Vediamo cosa spunta fuori per primo. Sarebbe vincente se fai vittorie di fila. Ah, interessante. Ci sta. Bovaro invece che bowling cake. Non penso di poter customizzare il mico, il cappello, purtroppo. Vale la pena, ragazzi? Non ve lo posso dire io. Siete voi che dovete capire se vale la pena... In base a... C'è Shaggy! Guau, guau, Shaggy! Sta a voi decidere. Mi sa che facciamo calcio se siamo in 8, sì. Penserai di fare Twitch? Ma io ci sono in live adesso su Twitch, in che senso? Cosa? Dai, grande Aru. Calcio! Andiamo a giocare al gioco del pallone. Questo qua me la cavo abbastanza bene. Cioè, tutte le partite che ho fatto non ho perso manco una. Ne ho fatte tre, però. Si parte! Madonna, che caldo.
Ragazzi, che cazzo faccio? Cioè, in che senso raid Apollo se sto attualmente streamando? Come faccio a raidare qualcuno se manco è... Manco sto per staccare la live. Grazie, Giova, per la sub. Vai, Riz. Bello. Ho fatto l'assist per Jojo, o no? Oh no, sono in squadra con un Weeaboo. Buono colpo di testa. In pallonetto. Buono. Mi ha fatto anche l'assist. Io ve l'ho detto che a calcio ci so fare. La gente non passa mai, è irrilevante. Guarda come si passa, così si fa. Torna in porta, torna in porta, torna in porta, torna in porta, torna in porta. Non so chi l'abbia colpita, forse Riz. Ok. Bravo, Riz. Ora dietro. Ora dietro, dietro in porta. Buono, buono, che spaziamo. Vai, Kellio. Sundux. Dai. Cacciala in porta. Niente, ci arriva prima di nuovo lui. Penso io. Non so chi l'abbia calciato, ma bravi. Come l'ho presa non lo so. Ma che cazzo, Giorgio, ma per favore. Ma come ragioni? Usa la testa, ma non fisicamente. Ah, non c'era nessuno. Oh no, guarda che pareggiano. Loro sono in tre. Ok, 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 ok. Mi fermo e riprendo fiato. Mi piace comunque l'anello dell'energia proprio brutal rippato via da Breath of the Wild. Adoro. Dai, regaz. Tutta vostra. Di testa! Ci ho provato. Non è andata probabilmente come desideravo. E trovano il pareggio. Ah. Nintendo che si autocopia, geniale. Comunque il mio gol era più bello. Mica immaginavo se si facessero davvero autocausa. Buono. Attenzione, c'è il controllo palla. Oh, pure i passaggi. Bravo, Riz. Bello il colpo di testa. Vai, Riz, cacciala. Bello. Vai, 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 ragazzi. Andiamo a segnare. Qua non lo faremo mai il gol. Ciao, tanto belli, buonasera, state arrivando in questo momento. Caccia la lunga. Che cacapalle che sono. Sì, così. Dai, cazzo. Luca Toni, che dovevo esultare effettivamente.
Si vede che gioca a Rocket. Lo so, raga, sono il migliore. La Bicard, sapete cosa? Il bowling mi sblocca un sacco di roba. Poi torniamo a giocare a pallavolo, eh. È giusto per staccare un attimino, altrimenti le mie braccia si impepeghiscono. Dai. Io, Sabrinchen, Potatotto, Magic Mike. Bei nomi. Dillo che lo faccio apposta, cosa? Essere il più forte e il più decisivo a calcio su Switch Sports. A proposito di calcio, che cazzo ha fatto il Real ieri sera? Minchia, ho staccato la live e ho detto, vabbè, a tempo perso, mi apro la partita in su Prime mentre sono qua che mi riposo un attimo. Cazzo, partitore. Grazie, grazie per il settimo, bentornato. Se la sentite sarebbe capito proprio la maglietta di Verdi, minchia, ci starebbe. E grazie Lover per il secondo, bentornato, bello. Dai, vinciamo anche al badminton. No, al badminton no, mi prego. Tutto per il badminton. Oh, se ci vincesse, se vincesse alla fine ci starebbe, eh. Bullshit. Guardalo come trema quello a destra. E non è caduto. A sto punto accontentiamoci di far 9, via. Non devo più sbagliare. Essenzialmente. Capite che c'è... Cioè, vabbè, non ha molto senso. Poteva andare molto peggio, lo accetto. Così posso quantomeno sperare. E non nel senso di I hope, ma nel senso di fare spare. Siamo ancora dentro, baby. Non so di quanto, ma siamo ancora dentro. Tanto, se tanto usciamo lo stesso. Tra quelli che usciamo. Siamo ancora salvi, incredibilmente. Ma Crispo, sai qual è la differenza tra quest'anno e l'anno scorso? Che non c'è nessun altro giocatore che abbia avuto un apporto maggiore. Ce la possiamo ancora fare? Bello spare. Dai, e cazzo. Dai, che ci siamo dentro. Ci siamo. Al pelo, ma ci siamo. Mica, ma ci sono quelli che stanno facendo il punteggio perfetto. È normale che il mio mi sia così tozzo? No, sono i vestiti gonfi, giuro. Non è la mia pancia. Dai. Dai, due spare e un 9. Non possiamo farci eliminare, dobbiamo andare sempre perfetti. Buono. Che palle, oh. Pulito. Pulito. E sono comunque fuori. Ma di 10 punti, ma non usci... Cioè, non ce la farò mai a passare al terzo round. Come cacchio si provi? Come cacchio si pronuncia? Giusto per curiosità. Scusami, Kamar. Quello al centro.
fucking bullshit, mate. Prendilo, prendilo, prendilo. L'ho missato. Io ci provo. Ma tanto comunque, cioè, siamo fuori a prescindere, anche se uno va perfetto. Come cazzo ho fatto a perdere posizioni facendo due spare? Vabbè. Comunque. Insomma, non un granché. Oh, io più perfetto di così non potevo andare. Cosa ho fatto io nel totale? Ho fatto un 9 e gli altri tutti quanti spare. E arrivo comunque nono. Come cazzo è possibile? Sono uscito... Come ho fatto a perdere punti facendo spare? Bah. Sono così confuso. Non mi prendere per il culo, signorina. Lo strike penso valga di più a sto punto, sì. Fine. Bah. Vai, nuovo miglior punteggio, 90, mi sa. Cioè, ho fatto 5 spare di fila e ho fatto un 9. Comunque eliminato come nono. E gli altri stanno a fare gli strike. Minchia quanti punti si fanno però. Yes, era quello che volevo, il fiocco carino. Non vedo l'ora di attaccarlo alla pelata. Se fai due strike di fila vai a 30 e non a 20. Fatemi provare. Poi torniamo alla pallavolo e torniamo a rankare. Come attacchi un fiocco alla pelata con i chiodi? Sto scherzando, signor Twitch, ovviamente. Tiro dopo una strike vale doppio. Ah. Non ho mai capito come cazzo funzionasse il golf. Buonanotte, il bowling a livello di punteggio. No, nonno salsa, ragazzi, non c'è più, è soltanto ex salsa. Party dead, so called mom. Bowling. Dead daddy. È proprio lui. Oddio, come cazzo è che si chiamava? Era Gian Gianni. Gianni Giannini, ecco, bravo. È Gianni Giannini che era Big Daddy Daddy. Ah, ok, Mario. Cominciamo! Buona serata a chi sta andando belli. Grazie per la compagnia. I concorrenti. Mi piace la musichetta che fa. Primo round. Dobbiamo imparare a fare striche. Dai. Attenzione, concentrazione, ritmo, velocità. E quando mai? E quando mai? Quanto fastidio do alle persone. E quanto mi diverto a farlo. Avevo letto Big Tits, invece è Big Jets. Mamma mia, Tyler, quanto l'hai rischiata. Ma puoi avere 10 persone prima a pari merito, cazzo.
Oh. Che disastro, non ci sto capendo un cazzo. Mi fido, ma non ci sto capendo un cazzo. Eccolo. Questi sono quelli che io odio. Devo riuscire a prendere il birillo abbastanza in diagonale, così che mi schizzi via. Yes! Yes! Bello questo. Non avrei mai pensato di riuscire a hittare lo split, ma ce l'ho fatta. Cazzo. E grazie a Leonardo Berogna per la sub col Prime. Un bacione, bello. Grazie mille per il Prime, bello. Uno. Pulito. Pulito. Sono Mr. Spare, salve. Pepe Jam. Minchia, Henry fa proprio schifo. Dai, cazzo. Ma come sesto? Ma per quella questione dei punti extra che si ottengono facendo strike. E grazie Simone per il quarto, bentornato, bello, un bacione. Tanti cuoricioni in chat per te. Dai, 10. What? Ah, ma sei tu, è vero Apple, sei il primo. Eroe vero. Mi raccomando, fammi vincere, eh. Fai il bravo. Ah. Easy. Ennesimo spare della vita. Quanto cazzo sei forte, però. Insegnami il trucco. Allora, ho abbastanza vantaggio su quelli dietro. Devo soltanto riuscire a fare uno strike almeno. Per posizionarmi meglio tra i primi tre. Porco can. Ah. Questo è il primo che faccio male. Passo lo stesso, ma mi sono giocato le chance per passare alla semifinale, cioè perdono, alla finale. Quelli li chiudo solo io, amico. Cazzo. Orca troia, davvero son fuori. Sono fuori lo stesso. Non ci voglio credere. Sono fuori lo stesso. PvP. Oh, ninja, come mai? Perché, sì, come dicevate voi, cioè raddoppiano il punteggio di quelli dopo. Gli strike. Merda. GG. Peccato. Bowling finché non vinco. Ma dovevamo tryhardare nella pallavolo noi. Ho fatto 90 punti anche stavolta, minchia. Strano, eppure ho giocato molto meglio. Mi sembra, no, in realtà no. In realtà no.
Dai, torniamo. Gli occhiali, ragazzi, non posso metterli al Mii, quelli che si sbloccano in gioco. Però finché non ho la pelata non mi metto a fare cose. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ma che ne so io di come funzioni, raga, il bowling? Soltanto che è bullshit che devi essere praticamente perfetto. Io so che prima o poi la pelata ci dovrà essere, perché io quando ho provato il gioco in anteprima c'era la pelata. Quando sono andato a Milano a provarlo in anticipo, nella customizzazione c'era la pelata. La voce che dice bella partita mentre più pressione della tipa che chiede quanto manca durante il sesso. Fra, ma che tristezza, cioè non so te, ma a me non è mai capitato che qualcuno dicesse quanto manca. Cioè mi auguro non ti sia mai capitato. E facciamo tutti quanti cadere. The Ancestor Knight. Provo a giocare in piedi, ma io sono uno streamer, io devo stare seduto. In realtà l'unica ragione per cui... Volete sapere qual è la mia vera pigrizia? Non voler spostare l'inquadratura della telecamera. Altrimenti dovrei ogni volta per ogni sport tipo girarla, sistemarla, non c'ho voglia. Bello schifo. Vai, amico. Ok, piano, eh. Ora. Perfetto. Bello in anticipo. Peccato che l'abbia preso. 3, 2, 1. The wall! Dopo proverò Pulpet. Grazie Michele per il quarto, un bacione, bello. Bello schifo qua. Merda, l'ha presa. Perché è rimasta a volare a mezz'aria? Non faccio domande. Ma ha fluttuato tipo un botto a mezz'aria. Pop. Vai! Non è vero che l'ha presa. The wall! Di nuovo. Ah, peccato. Oh! Alza. Benissimo. Vai di nuovo, 3, 2, 1. The wall! Ah, niente, non è andata questa volta. Ah, amico, scusa. Cazzo. Io odio stare in ricezione. Temo sempre di far cagate. Buon tempismo. Quanto rapido. Grazie, quello matto per gli yaoi, poggers. Per i beats, così tanto per, gentilissimo. Bella questa, peccato che l'abbia presa. Sì, così. Scambio più lungo della vita. Yes! Scambio chiuso. E finalmente, cazzo. 3, 2, 1, the wall! Niente, the wall. Fatto schifo. Basta, aspetto di gridarlo ogni volta. Vabbè che sono neanche le 9, quindi sti cazzi. Bravo. Bellissimo, l'ha chiusa bene. Guardate che è molto più facile fare punto con il muro che altro, eh. Perché mandarla fuori non puoi. Questa è una cosa che un po' mi sta al cazzo, cioè... Non puoi mandarla fuori. Il gioco in automatico te la caccerà sempre dentro. E questo è un po' bruttino. Mi piace che nel tennis che puoi sbagliare. Te la mette sempre agli angoli, è un po' stupido. Ma non è vero, guarda dove era quella palla. Grazie Marco per il 46esimo, un bacione. A 2 mesi dal quarto bimbo. Come stai, bello?
Ho detto qualche secondo fa che non ho mai avuto problemi di lag. E poi succede questo. È di nuovo lui, di nuovo Knight. Datemi Knight. Ma poi ha un punto dalla vittoria. Spero che la persona che si sia disconnessa abbia perso i punti. Bastardo, come 2 mesi era lo scorso. Mi dice che sei 46, uomo. Sono confuso. Un bacione, comunque. Grazie anche a Nello per il 21esimo. Spammone di Tele Sloves. Di nuovo lui, di nuovo il nostro amico. Di nuovo Notte. Ok, whatever, Eigen. Vai, Notte. Scusami, mi ha fatto schifo. In realtà volevo mandarla dall'altro lato, ma ok. The wall! Ci sono io qua a murare. Grazie, Ripkin. Benvenuto dagli orai veri, spammone di cuoricioni, ragazzi. Lo so che è un po' da rompiballe, ma io ne approfitto per ricordarvi che, porca minchia, qualora voleste supportarmi potete abbonarvi gratis al canale grazie ad Amazon Prime. Vi basta collegarlo all'account di Twitch. In questo modo la sub sarà gratuita, non vi costa nulla, mi aiuta un sacco, in cambio avete tante cosine belle. E in generale, ora ovvio che io vi ricordi di fare la sub a me, perché sarebbe stronzo non farlo, ma in generale io vi ricordo sempre che se avete un Prime collegato al vostro account Twitch, non deve essere manco vostro, basta che sia di una persona che conoscete e che non usa Twitch. Perché noi streamer veniamo parecchio aiutati da questa cosa qua. Bravo amico. Vai, chiudila. Dai, e cazzo. E grazie Fury, Nick Fury, per il Prime. Un bacione, benvenuto. Big Tearless Loves. Ok. The wall. Easy peasy. Guarda che la chiudiamo qua con un altro paio di muri. Orca puttana, bravissimo. E grazie Frogo per il 22esimo. Un bacione, bello. Peccato. Spammone di Tearless Love in chat per te. Bentornato. A 2 mesi dal secondo anno, cacchio. No, raga, gioco con la destra. Tanto che è specchiata la cam. Bravo. Bravo, Notte. Aha. Minchia, oh. Ma è tutto rotto e non so cosa dire. Dire. No, devi mandarla dal lato opposto, non lo fa mai. The wall? Non ha funzionato. Ah. Non ho capito come schiacciare bene allora. Bello. Amico, che cazzo era questa roba? Sì, così. È arrivato adesso. Vabbè, con che lentezza. Vabbè. Knight la sta mandando in bacca. Era vinta sta partita. Cazzo, è arrivata anche su questo. Ci siamo. Siamo sempre lì. È finita. Questa è sconfitta. Dai, Notte. No, devo ricevere io, sono fottuto. Ok.
Che muro! Che muro! Ok. Cazzo. Yes, baby. Due di fila. Quindi prendo più punti ora? No, prendi la stessa quantità di punti anche se le vinci di fila. Meh. Vai. Dai, mi dà un emoji di merda. Lattutina. Posso dire che lattutina non mi dispiace? E grazie, tigre, per la sub. Mi fa sempre ridere la parola tigre. Benvenuto, bello. Spabbone di cuoricioli in chat per te. Grande tigre. Mega sauce DD. Oh, gattino glorioso Mario. 23-17. Abbiamo un fan dei two players in casa. Abbiamo un fan dei two players in casa. Dai, Marione. Noi due contro il mondo. Two players, two consoles. Ragazzi, la live stacca intorno alle 11. Tutti D di più. Mi piace. Qua posso fare un botto di punti, forse. Oppure è nato nel 2317. Che ne so. Cazzo, viaggio nel tempo. È tornato indietro per viversi il lancio di Switch Sports. Cazzo, drastico. Porco can. Ok. Benissimo così. Pepe gottata. The wall. Bravissimi. Siamo ancora a 0-0. Minchia, la partita è iniziata 10 minuti fa. Bella. GG. GG. Dai, Marione. La gente inizia a prenderti anche quella, è finita, eh. Vai. Minchia, questa qua non potevo prenderla mai nella vita. Troppo forte. Oopsie daisy, dai che la perdiamo. Perché dobbiamo perdere questa? Ok. Ah. Pardon, I fucked it up. My bad. Minchia. No, no, questa qua è persa, ragazzi. Sti due qua sono OP. Qualcuno ha quittato. Mi sa che Marione è acquittato. Spero che non vada a influire sul mio rating. Diamante Ambra. The goal only. Obst one up. Ma obst non è tipo verdura? In qualche lingua. Secondo me chi vince la Champions? Boh. Una partita secca. Partita secca, al Sutti lo può battere chiunque. Ops, è verdura. Infatti mi ricordavo. Cioè, il Sutti lo può battere talmente il Real dei Galacticos. È vero, è frutta, perché Gemüse è verdura. E Gemüse. Shit. The wall.
Ripeto, spero che non mi conti quelle due dove la gente ha quittato come... come sconfitte, perché io non c'entro niente. The wall. Ma il problema è che il Sweet non ne fa uno a prescindere. Oh, di gol non ne prende il Sweet Roll, ma non li fa neanche. Ah, ups, sorry. Bello però. Questo come si guarda tipo... È tuo il punto. Bene, così. My bad che mi sono spostato un po' troppo. È riuscito a far filtrare il pallone, non me lo aspettavo. Ah, ha saltato male il mio muro. Ecco perché. Se salti male, pirletta. Forza succedono queste cose, no? Buono. The Wall, parte 2. Però questo giro è stato Iggy. Iggy cosa può essere in italiano? Igoberto? Che cazzo è? Non esiste. Ok. Sì, forse è Igor. Forse è Igor. Bella vittoria comunque. 5-1 piuttosto netto. Fammi salire ai più. No. Raga, non è vero che ti fa salire più velocemente. È una bullshittata. Purtroppo. Easy e Isabella. Diamante per sempre e Dani esordente. Pallavolo! E vai, cazzo. Cominciamo! Ah, ma è maschile, non esiste easy per il maschile che io sappia, eh. Myself, thanks. Easy dei Digimon. Magari non è un maschietto. Che palle sta cosa. È di una lentezza incredibile riuscire a salire di categoria, eh. Miau 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 miau. Mi piace Pinto. Isidoro, forse è Isidoro, è vero. Tai che cos'è? Tarquinio. Tai met Sora. Anche Sora, cosa può essere? Tancredi. Allora, Tai e Tancredi. Matt e Mattia. Tai, Matt, Sora. Sora è? Ma non è Tai così, è T-A-I per quello. Non saprei. Sora è cielo, allora è tipo celeste. Grazie Micasti per i 500. Grazie per i 500 bits, un bacione. Quindi è tipo Tancredi, Mattia, Celeste, Mirna e Giovanni. Dai, Matt, Sora e Izzy, ho dimenticato Isidoro. Dai, Matt, Sora, Izzy. Quindi è tipo Tancredi, Mattia, Isidoro. Dai, Matt, Tancredi, Mattia. Oddio, è difficilissima. Tancredi, Mattia, Celeste, Isidoro, Mirna e Giovanni. Ma TK?
Beh, fan bene a non cagarsi, ma perché non c'è nella sigla TK? Gol di Abraham, buono. Ok, ok. Minchia. Questa non l'avrei mai presa. Perché è un bambino di me... Ah, sono d'accordo. Mi chiedo perché non l'abbiano abbandonato. Io l'avrei abbandonato a se stesso e mi sarei mangiato Patamon. Nei momenti di difficoltà. Non volevo mandare di là. Bello, 2-2. Nella seconda stagione. Ma la seconda stagione è quella che ha i Digimon completamente. Tipo c'è Gilmon, no? The Wall. Ok, ok, ok. Ma TK lo nominano immediatamente. Boh, vabbè. Gilmon e Demon Tenet che è la terza. La seconda c'è Vimon. Oddio, sì, ok. Dovrei fare un rewatch. Lo dico ogni volta. E dico ogni volta che lo dico ogni volta, me ne rendo conto. Però a me piacerebbe fare un rewatch dei Digimon. È che quando li guardo non mi piacciono tanto. Mi rendo conto che sono figli del loro tempo. Un pochettino sono Sniguz. Peccato. Non ero messo bene col muro. Ma allora cambierò anche sport, eroe, figurati. Bella. Grande Milk Tea. Ma perché lui è rasato dietro il cappello? Anch'io voglio la rasatura. Grazie Gera, che fa parte delle Spice Girls apparentemente. If you wanna be my lover, gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never end. I wanna... Ah! Con il Tearless Rage è bellino, però. Bacione. E vai, nuovo livello. Si va in E+. Oh, io continuo a tryhardare. Mi sta piacendo la pallavolo. Però bullshit il fatto che salendo di livello tu non ottenga punti extra. E vai, le emoji inutili. Nota che sta andando belli. Allora, per ora fammi fare un altro paio di partite. C'è Ger... Vi prego. Mettetemi in team con Jerry. Così ho una scusa in più per urlare The Wall. Cominciamo! Ti prego, rullo di tamburi. Oh! Oh! Niente, sono con Super Miau Miau Cecchu. Che sembra più la presa per il culo. Super Miau Miau Cecchu. Ok. Fatto male sto muro. Però bellino. Bello il muro. Grande Cecchu. Oh figa, ogni volta che mi sposto un attimo da un lato vanno dall'altro. Io non riesco mai invece a schiacciare nel modo giusto. Fatemi provare adesso a fare un movimento un pochettino più ampio con le braccia per la schiacciata, perché altrimenti non so quale potrebbe essere la ragione. Grande Cecchu.
Ok. Grazie Stai per la sub. The Wall. Grazie per l'ottavo, un bacione, bentornato. Ho un mese dal bimbo. Inizio a pensare al nome. Tanto buona serata a tutti quelli che ci stanno salutando. Ah. Dai, eh. Bello. Minchia, c'è ciù. Qua li apriamo, basta non far stronzate all'ultima. Ho aperto male io col muro. Poi in anticipo. Buono lo stesso. Gran vittoria. Dai che saliamo ancora. No, comunque è una stronzata quello che ti dà punti extra vincendo i tot di fila. Proviamo. Posso muovere l'analogico? Davvero? Sembra strano? Provo, ma mi sembra strano. Siamo contro salsa 1 su. Mi fa ridere che abbiano messo la parola salsa. Chissà perché poi, cioè che senso ha quel salsa? Ilaida? Nome peculiare. Pallavolo! Si comincia! Il ballo, che ballo! Siamo contro una C, ma sì, D più e C contro E più e D più. Se volevamo bilanciare dovrebbe essere C e più contro di più, però. Ovviamente mi ritrovo contro io quelli forti, no? Grande. Grande la leilona. Mamma mia. Leila sul pezzo, cazzo. Stai sul pezzo. Vabbè. GG. Questa qua non l'avrei mai presa. Holy shit. Non su di me. Minchia, oh. Ma perché? Ma perché agli altri non succedono ste cose, ma a noi sì? Fuck. Ecco, appena ho rovinato l'esperienza di gioco alla povera Leila. Comunque non me la mette dove vorrei metterla, eh. Raga, non era fuori perché... l'aveva toccata al muro. E certo. Questa è anche una gran bullshitata perché non ho la possibilità di tornare indietro a coprire il buco. Minchia, queste qua anche abbinate col completino. Grande Leila. Don't talk to me, dipende da quanto costa, cioè. E dipende anche quanto ti importa avere FIFA 23. È gratis col plus? Beh, tanto meglio.
Bel muro. Questa cosa mi spaventa. GG 5-2. Quindi adesso perdo punti, scende? Scende ma di poco, ok. Perché erano tutti molto più forti. E grazie Smith & Birch per la sub col Prime, un bacione, benvenuto. Welcome. Tanti cuoricioni in chat per te. Non ho voglia di fare pause. La mettiamo tennis, calcio e bowling. Giusto per cambiare. Quindi sicuramente non si fa tennis in tre. Come tennis in tre? Sicuramente non si fa tennis. Cheat. Non lo so, Nico. Non ci sono mai arrivato. Madonna, che nanna. Ah, vai, io sono da solo contro due. Che quasi quasi preferisco, vi dirò. Ok. Fuori. Buono. Stasera viva, no, ragazzi, domani FIFA. Oh shit. C'aveva ragione Jack. Oh cazzo. Grazie per averla spepegata. Ehi, hey, yes, il miglior punto della vita. Fuori. Lasciamolo andare. Vai, Hannah. Crocia. Ah, volevo tirare con quello davanti. Ecco, questa qua è la bullshit del giocare in 2v1. Cioè che io purtroppo, se misso con quello davanti, quello dietro non si muove perché si muove allo stesso modo. Fuori. 4-1. Sì ragazzi, l'online, per giocare online dovete averlo ovviamente. Non vi serve il plus. Amiche, è arrivato adesso l'alert per la sub di Smitten. Bella uomo, un bacione. Ci arriva a 7. Pirletta che me l'ha tenuto dentro. Ok. Non è vero che era fuori, dai, smettila. Voglio il replay, voglio il VAR. Non mi fa vedere il VAR. Ma il plus è tipo un pacchetto extra, tipo. Ma non è necessario per giocare online. Costa di più e ti dà bonus in più, essenzialmente. Porco can. Lascia. Boh. Easy. Fine dell'incontro. Poggers. Yeah. Che carini che si sono consolati. Pirletta. Dammi la racchetta del volano. L'altra emotico inutile. Dai di nuovo. Numero 2. Scapolo tira numero 2. La 3, mio signore. La 3. Kamar, quanto stai piazzata tu? Non so se riusciate a vederlo o meno, ma... guarda là quanto sta piazzata quella lì. La grassa TM. La grassa TM. Pallavolo piace tanto anche a me. Forse è il mio preferito da tutti gli sport. Dai, è... calcio! È il calcio. Tss, tss, tss.
Madonna, perché ho la stanchezza nel corpo? Sono distrutto, raga. E lunedì inizia Pandora. Meno male che mi volevo prendere 2-3 giorni di pausa. Non li prenderò mai di sto passo. Magari mi prendo sto sabato libero. Vediamo. Oh, abbiamo degli italiani qua, eh. Santi Ciao e Esordiente Dark Slayer. Tanto ragazzi, tranquilli che il calcio ve lo risolvo io. Come sempre. So già di essere il più forte. Disse missando il tiro 2 volte. Prima non ne ho persa una giocando a calcio. E ho sempre segnato. No, gli ho dato l'effetto sbagliato. Ok. Torna indietro, torna indietro, torna indietro. Grande Dark Slayer. No, non la passerà mai, vero? Ora devo tanto sperare che faccia la spepegata col pallone. No, ha fatto una cosa intelligente. No. Picchia all'incrocio. Luca Tironi. Prendilo questo. Grazie Biccio per il 20esimo, un bacione, bello. Spammone di Tearless Love in chat per te, bentornato, bentornato. Caccia la Santi, bravo. Vado io, vado io, vado io. Bravi. Attenzione. Ah, cazzo, non ci potevo arrivare mai. Cross di rimbalzo, guarda che bello che te l'ho messo. Cazzo, sto muro mi ha un attimo. Sto wall mi ha un attimo incasinato. Ma sì, raga, è Rocket League, è fatto stupido a modo di Wii Sports, ci può stare. Grazie, Septile. Per il settimo, bentornato. Gol di Dupi, giusto così. Cazzo, 1-1. Piano. Lasciala che gliela messa loro dopo il gol. Attenzione. Bravi che l'abbiamo cacciata su. Vai. Spazza. Dannazione Dark Slayer, no. Sì. Passa lunga. Oh cazzo. C'è stato un errore in fase di rilancio. Uff, 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 uff. Via, 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 via. Cazzo, mi ha anticipato. Minchia, questa qua è la sub di Septa, madonna, con che lentezza stasera. Manca poco al primo bambino. Eh sì, mancano un paio di mesi. Bravo. Bravo, Dark Slayer. È lunga, è lunga. Oh, cazzo. Guarda che entra così. No! Ciavada. Ciavada incredibile. A un secondo dalla fine? Ma ne mancano 2 di secondi. Che bullshittata. E vabbè. Autogol ignorantissimo. Quando uscirà il football su YouTube non penso che lo farò uscire. Finché non metto le modalità single player. Peccato che non possa fare i rigori online, è stupida sta cosa. Vai col bowling.
Sì, raga, li ho trovati gli occhiali, li ho trovati. Perché non c'è addosso? Perché non li posso mettere se ho la testa del Mi. Monche. Oh, che cazzo è Black Hand? Vabbè, in effetti è una formica. Ci sta. Bowling. Ornella. Ma come ornella? Che programmi ho in mente? Per la vita? Vorrei innanzitutto riuscire ad arrivare vivo a domani sera. Poi si vedrà. Minchia. Se io penso che davvero c'ho da finire di montare le ultime 4 ore della Tierlock, più però poi dovrò fare un mini, cioè, una bella, cioè, dovrò sfoltire per bene tutto, sto impazzendo. E lì del cattino intenso, cosa da raccontare? Perché? Miau. Che male c'è. Sabato sì, a sto punto per Pandora. Ah, per Pandora ne approfitto. Sapete che non ricordo minimamente che cosa abbia fatto, eh? Dai, poi magari dopo sta partita andiamo a farci un paio di modalità in solo single player, tipo i rigori a calcio o le modalità alternative tipo di bowling e quant'altro. E poi mi sa che cambiamo sport, perché cioè cambiamo gioco perché mi sono rotto le palle. Peccato. Pop. Ottimo spare. Grazie. Cioè, per chi sto dietro gli altri? Hanno fatto entrambi doppio strike. Per quello della fascia metti il Joy-Con in tasca, fidati. Sì, in effetti è una bella idea. Mantenici tre punte leggermentissimamente a sinistra. Ok, 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 ci si prova. Pulpit, you're on to something. I think you're on to something. Dopo che facciamo? Boh, magari andiamo a fare un po' di giochester stasera. Mi piace per gli amici di Tearless Live che sono arrivati fino a qua. E che ora mi vedranno cambiare gioco, ma credetemi, dopo 2 ore e mezza di Switch Sports ti rompi il cazzo. Ma è normale, non sono giochi fatti per essere giocati per più di 2-3 ore. Anzi, sono già tante. Siamo fuori. Siamo fuori. Sto giro. Porca troia, davvero. 2 punti, dobbiamo fare strike. FIFA lo faccio domani, basta. Siamo comunque fuori.
Devo fare un ultimo strike di nuovo. Elden Ring manco l'ho avviato. Ormai è tardi per un video di Elden Ring, non ha senso. Ciao. Gli altri stanno tutti quanti più. Se io faccio strike all'ultima o sono ultimo. Ah, yes. I soldi spesi belli. No, però adesso mi impunto un attimino col bowling. Che cacchio. Una. Peccato. Siamo fuori, mi sa. Cioè, o Monk tira male. Siamo fuori. Minchia assurdo, comunque. Non riesco a superare il secondo round. È ridicolo. È ridicolo. Bene lo stesso. Non lo è bene, non va bene lo stesso. Non farmi sentire migliore di quello che sono. Vai, sganciami questi punti e riproviamo. Sto giro 96, sto migliorando comunque il mio punteggio, Qualità. Dai, sganciami roba carina. Ah, yes, dei titoli. Cioè, a questo punto mi dai l'opzione. Da non perdere navette. Ramen, ramen. Ramen, ramen. Domani cosa faccio su FIFA? Continuo la carriera interattiva che abbiamo iniziato l'altro giorno. Sì, dopo facciamo anche un paio di partitine di quelle offline. Adesso mi intestardisco finché non riesco almeno ad arrivare in semifinale. Ah, quello sicuro, Pulpez. Guarda che non trova nessuno, mo. Ah, scusatemi. Mi sono ritrovato tipo 45 messaggi sul gruppo di Pandora. E c'è una cosa che mi ha fatto morire. Cut dead. Bello cut dead. Tipo, Max ha chiesto: ma posso avere la birra? E Nova e Devo gli hanno risposto in maniera cattiva: no. Povero Max, non ce la farà mai. Per quello mi sono messo a ridere. Grazie Matteidi. Matteidi. Sì, è giusto. Sto contento anch'io. Dani, fan della colazione, è il mio preferito qua dentro. Primo round. Infatti, lo ripeto per chi non lo sapesse, lunedì inizia la season 3 di Pandora. Ora basta parlare di Minecraft, concentriamoci sul bowling. E quando mai? Buono, spero. No, no, Mozilla, sei tipo giallo, ci sta, è giusto, io ti vedo giallo. Con il nome del colore. Con il nome del colore. Con il colore del nome. Il nome del colore. TRL GA. Sì, grande. Brutto.
Ups. Dai, il gene. Vabbè, siamo lì. Sono 5 pu- non ce la faremo mai. Questo ha fatto schifo. Pessimo tiro qua. Cioè, pessimo giro. Ce l'ho provata. Sì, ce l'ho provata. Mica sono ultimo. Però, cioè, capitevi che non ha molto senso che io vada a tirare giù perfettamente quelli centrali e poi due e due, se bene toccati, non cadano. Non funziona così nella vita reale. Bella partita. Grazie, fra. Pa, 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 pa. Dai, va, fammi vedere questo tipo di partita come è andato. 31. Il titolo Ramen Ramen non ha aiutato. Dannato titolo Ramen Ramen, ti devo cambiare immediatamente. Provando andrà meglio. Beh, oddio, fare peggio di ultimi è difficile, quindi statisticamente sì, andrà meglio. Alex, devi dargli tempo, è Twitch che ogni tanto è un po' rotto. Allora, nonnino per sempre, nonnino robusto. Non proprio io, sono nonnino robusto. No, nonnino gattino non posso. Non conosco Random Streamer, non ho idea, non l'ho mai visto giocare, soltanto di nome. C'è qualcuno che ha il nome stupido, c'è Team Papi. Stealthy Boy, Former Child, è giusto. Esiste il titolo pelato, purtroppo no. Se no, nonnino pelato l'avrei subito cacciato come, come titolo. Wii o Switch Sports? Bah. Allora, per quanto a livello proprio di gameplay questo gioco sia molto più rifinito, molto meglio, molto più curato, Wii Sports era molto particolare come gioco, no? Tanti piccoli dettagli, tante stronzatine all'apparenza che però rendevano il gioco infinitamente più godibile. Io ho nonnina furtiva. Wii Sports è più iconico, ma anche un pochettino più... ha più carattere, ecco, mettiamola così. Questo è fatto molto bene da un punto di vista tecnico, ma ha meno carattere. Tutto qua. Figa, fra. Spare. Andiamo avanti a mo' di spare. Allora, per quanto mi piaccia questa modalità... quanto sono molesti, mi staranno odiando gli altri. Per quanto mi piaccia questa modalità, devo ammettere che... è lenta, tra un turno e l'altro è molto lenta. Cioè, perché dovresti preparare la prossima pista? È già tutto pronto. Uno. Uno è rimasto lì. Bello spare. Magico. Comunque Wii Sports è una demo di Wii Sports Resort. Oggettivamente questo è meglio, però la mancanza scalata è dei Mi. La forma si fa sentire. Sì, sono d'accordo, Gera. Sono d'accordissimo.
Allora, Alex, è un discorso ovviamente molto complicato che io non posso neanche trattare perché non è che sia la persona adatta per farlo, però quello che mi posso sentire di dirti è non temere, perché comunque vada si trova sempre il modo di viversela bene la vita. Non avere fretta, come dici tu, hai 14 anni. Quando deve arrivare, arriverà. E se non dovesse mai arrivare, l'importante è che tu abbia attorno a te persone che ti vogliono bene. Lo so che è un po' ridicolo detto da me, che sto con Claudia da 3 anni, però cioè, se Claudia non ci fosse mai stata, perché non ci si rincontrava, non si andava d'accordo così alla prima botta, starei bene comunque, sono sicuro. Perché? Perché ho accanto a me qua a Bologna, anche in giro per l'Italia, un sacco di amici, amiche fidati. Quindi quello è l'importante. So che a 14 anni è un po' difficile capirlo, perché anch'io avrei fatto fatica a vederla così. Ma con gli occhi di un vecchietto bastardo ti dico che non avere fretta, prendi il tuo tempo. Quando arriverà, arriverà. L'importante è che non rimani da solo. Ecco, questo è quello che posso sentirmi di dirti. Familiari, guardate, io ho una visione un po' diversa sui familiari, nel senso che i familiari, per quel che mi riguarda, possono anche non esserci nella picture. Cioè, poi ovvio, se uno ci va d'accordo, tanto meglio. Ma il fatto che ci sia un legame di sangue non vuol dire che ci debba per forza essere un legame affettivo. Poi non è il mio caso, fortunatamente, ma diciamo che sento molto di più i miei amici che i miei familiari. Minchia, raga, ma che cazzo? È il terzo strike di fila, ma what the fuck? Però cioè, sì, io sono sempre stato molto più vicino ai miei amici che ai miei familiari. Li sento, ci sono. Però in generale vi dico, l'importante è che abbiate persone accanto che vi facciano sentire bene. E accanto non vuol dire affettuosamente, vuol dire semplicemente come compagnia. No! Sì! Bastardo, pensavo volesse rimanere su, l'infame. Guardatelo come ci ha provato. Stronzo. Stronzo bastardissimo. Oh mio Dio, siamo in semifinale. Incredibile. Siamo anche primi. Stiamo giocando bene, mettiamola così. Questo non va. Porca troia. Peccato. Ci blocchiamo a 4 di fila, ma comunque è uno spare. No, non è uno spare. Ho buttato tutto nel cesso. Cioè, abbiamo comunque 20 punti sugli altri, dovremmo riuscire a tenerli. Tecnicamente. Purché si torni a fare spare. E grazie, capo Piada, per il 29esimo, un bacione. Amore di Tierleslov. Un abbraccio, Alex. Viviti la vita con calma e serenità. Il momento arriverà. E grazie, Jungi Vic. No, vabbè. Iniziava ad andare tutto in vacca. Si torna a sperare. Grazie Vic, un bacione, spammone di cuoricioni in chat.
Se fai il tiro curvo, sì, ma evito. Perché faccio troiate se provo a fare il tiro curvo. Peccato. Tutti meno uno. Guardate che perdo la finale, boh. Perdo la finale contro The Bingler che pian piano sta rimontando punti. Dai. Siamo in finale, signori. Top 3. Un tiro. Nonnino robusto. Per salvarci e riuscire a portarcela a casa. Finale! Yay! Merda. Cazzo! Potrei aver buttato tutto nel cesso qui ora. Sì, sono terzo. Forse avrebbe comunque vinto Bingler. Nuovo record! Però dai, lo accetto questo terzo posto. Dai, quanti punti mi dai? Ma sono anche un bowler professionista. Minchia, 76 punti. Ti dà davvero un botto di roba. Pog. E vai il pallone. Questo è caruccio. Quando mi sono messo da bambino, me ne ricordo da bambino essenzialmente. Ah, ok. Well, fatemi sistemare un attimino gli accessi lì. Ah, cazzo. Il fatto è che... Allora, attrezzatura. Fate usare, uno, la palla colorata. Per il resto è tutto quanto... quello che mi è stato dato. Nonnino robusto mi piace. Corpo. Fatemi vedere tipo se prendessi il corpo umano. Purtroppo, cioè... non posso farci molto. A meno che... aspetta, wait. Così avrebbe quasi senso. Così puoi giustificare la mancanza di... di barba. La copri così. Ah, voi non vedete. Ah, ups. Tipo, se mettiamo il cappello così, bene o male, copri la mancanza di barba. E boh. Non saprei. Però meglio il mi. Fuck. Mi piacerebbe usare l'avatar, ma finché non è utilizzabile non posso. Corpo. Dai, con la mascherina a mo' di Squid Game, Squid Game.
Va bene, allora andiamo a giocare in locale a fare un paio di modalità alternative. Tipo c'è il calcio che ha i rigori. Vai, giochiamo contro la C più forte. Inserisci il Joy-Con L nella tasca della fascia per la gamba. Dai. Però amico. Aspetta, è sotto sopra. Perfetto. Assicurati però abbastanza spazio attorno a te. Sì, ce l'ho. Grazie, se guardate che vi piace la mia camicia pigiama. Shane, 8 euro. Poker. Dai, nonnino robusto contro Helen Stella. Parte Helen. Rullo di tamburi. Oh. Fai gol. Mettiamoci in posizione. Oh, camera. Vai tranquillo. Ce l'ho, ce l'ho. Uno a uno. Uno a uno. Non tira a volte se è tasca larga. Allora teniamolo fermo con la mano. È la cosa più comoda del mondo giocare con le mani in tasca. Infatti è arrivato forte sto cross, cazzo. Teso e basso. Ma siamo comunque abbastanza coordinati da metterla dentro. Palo. Pirletta. Paglia di Corele. Noi dobbiamo segnare. Proprio comodi qua. Dobbiamo giusto appoggiarla al centro. Non me l'ha presa. Non me l'ha presa. Pardon. Mi è arrivata in faccissimo. Mi ha puncato la faccia. E lei insegna il terzo. Dobbiamo farlo anche noi. Pure è finita. No, non tira più. Non tira più. Se segna lei è finita, se no abbiamo ancora il tempo e la possibilità di rimontare. Cannala. Palo. Taglie. Taglie. Pom. Fine. Tristezza. Ci riprovo, ci riprovo. Sfidare Emma Regina. Autochiami Regina o Emma, deciditi. E adesso guardate con che classe rifacciamo i gol. Stile nonnetto. Mani dietro la schiena, come si sente guardando le betoniere in cantiere. Ora top forma. Vai. Pronto? Tempismo. Anzi, quindi devo mettermi in full tenuta nonnetto. Non lo prende, troppo in alto e si è ribaltato. Riproviamo, Grande Alien che sbaglia. Emma. Dai. Quanto sono ridicolo la telecamera. Non la prende, 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 non la prende. Abbiamo un problema. Tira tutto.
tutto il culo. Ok. Ora ce l'ho in mano, ma se funziona anche se faccio così. In qualche modo sente che non ce l'hai sulla gamba. Tene palla d'oro doppia. La cannata. Possiamo ancora vincere. È pronta, Kamar? Sì. Basta, ok. Momento cringe della serata finito. Emozionante, vero, sto gioco? Questo è carino quando lo giochi le prime tre volte e poi basta. Cos'ho sulla gamba? Tatuaggio. Ho un tatuaggio, ragazzi. Tatuaggio di una tartaruga. Con un serpente avvolto attorno al carapace. Vai, bowling speciale, intermedio, oppure facciamo avanzato. Si può giocare con gli amici, certo. Cazzo, davvero capopiada? Uff. Vorrei dire che dovremmo organizzarlo. Eh? Ha girato un po' troppo. Cazzo, quasi uno split incredibile 1-9. What the fuck? What in the actual fuck? Porca troia. Non ha fatto per niente male. Ed è il mio primo tatuaggio, quindi... Porca troia. Magari è un po'... Cioè, uno può dire... È la prima volta, magari ti fa più male del dovuto, in realtà non ha fatto un cazzo di male. Easy. No, dai. Figlio di puttana. Ma che, raga, l'ho fatto 2 anni fa. L'ho fatto ad ottobre 2019. Tatuaggio. Ed è da quasi 3 anni che non ne faccio un altro, e infatti ne avrei un sacco voglia. Ma come, era partita benissimo. Oh, per uno, Perché una tartaruga? Ma è un simbolo, ragazzi, la tartaruga. Si chiama... Adesso mi è passato il nome giusto, mi viene in mente. Si chiama tartaruga... Nera. Semplicemente tartaruga nera. Ed è un simbolo della mitologia cinese. Cioè, è un mito del... È un mito cinese. Simbolo di equilibrio, saggezza... Razionalità. Ed è per quello che è sul lato sinistro del corpo. Dall'altro lato metterò tutto il contrario, che è la tartaruga cosmica, quindi più naturale. Ah, che si fotta. Canale. Non mi bloccare. Fuck. Shit. Perché ha avvolto un serpente? Perché nel mito è rappresentata così. C'è la rampa di lancio. Top lancio, raga. Bella merda. Nice. Uff. No, dai. Qua
qua come cazzo fai? Posso lanciarla in quella degli altri? No, purtroppo no. Qual è la ciavada qua? A parte questa? Well, signori, perdonatemi, ma io per oggi con Wii Sports, pardon, Switch Sports, ho dato alla grandissima, quindi, io direi che possiamo passare a fare un po' di gioco, esser chill. Quindi, bla bla bla, modifica informazioni streaming, grazie per chi mi ha fatto la compagnia mentre facevamo Switch Sports, ma... Anche basta, ne ho un po' le palle piene. GeoGuessrChill TRL così. GeoGuessr. Benissimo, e grazie Gabriele per il Prime, un bacione, bello. Benvenuto tra noi. Come cazzo si spegne la Switch? Vabbè, va anche se mi va in riposo, va benissimo. Fai la intro per il prossimo video che farai. No. No. Volete che vi faccia vedere la intro per il prossimo video che devo fare? Ve la faccio vedere immediatamente. Ok, switchiamo a sinistra. Questa è la intro. E poi qua ci sono i vari momenti di narrato. Quindi capite bene che non è propriamente fattibile. Ah. Usare WordPad? No, oh, è il più comodo, cazzo se ne frega. Vai col chiptune. Puoi fare stadi europei? Ma sì, dai, facciamo un po' di mappe a caso, di quelle un po' particolari. European Stadiums. Vai. Ma perché l'audio è messo dopo? In che senso, Lapo? Questo qua è la... sì, stavo per dire, questo qua è il Twente. Che però non so dove gioca il Twente. Non è a Zwolle, non è a Erevene, sarà ad Amsterdam. Questa è la Johan Cruyff Arena. Non ho idea di dove sia. Magari è anche una città Twente proprio, eh. Eindhoven. Mi venga Zwolle. Fuck it, mi butto ad Amsterdam, ma non so dove sia. Ah, è in Schede. Vero che è in Schede. Prossima. No, 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 Lapo, semplicemente perché è un video di 20 ore, cioè che sono 20 ore di registrato. E quindi ho semplicemente bisogno di scrivermela da qualche parte, la intro scritta proprio. Amore, la gattina. Ok, qua non ho idea di dove io sia. Questa sembra una bandiera... Ma questi stanno giocando alla cross? No, questo qua è... È ok su prato, mi sa. Questo è ok su prato, ma dovrebbe essere stadi europei. Quella è la cosa che non mi torna.
Sto cercando di leggermi attorno, ma l'unica cosa che mi torna poco è questo FIH. FIH Pro League. FIH Pro League. Saremo in Finlandia? Olanda di nuovo. Questa non la potevo sapere. Chissà dove siamo. Ora però il discorso è che non ho idea di dove sia il Maradona. Orto botanico. Parco di quartieri spagnoli. Non so dove sia. Fuori grotta. Ah, qua? Eccolo qua, lo stadio Diego Armando Maradona. Allora, cerchiamo di beccare anche il lato giusto dello stadio. Noi stiamo guardando verso est. Quindi noi saremo tipo qua. 27 metri. Ero molto più al centro. Beh. Allora, questo è il Reading. Che se non sbaglio Reading è anche una città. Ma non ho idea di dove si trovi. Trovata. Che culo. Però non... Reading City FC. Che bait. Vabbè, cerca su Google, raga, che senso ha. Oh, porca troia. Tipa. Qua siamo in Grecia. Devo riuscire a passare dall'altro lato dello stadio. Ma siamo in uno stadietto di una squadra minuscola qua, eh. Non ho la più pallida idea di dove potrei essere. Etnico. Atletico. Centro. Kerkyras. Renike. Chromateia. Atletismo. Non so che squadra possa essere. Cazzo, c'è scritto il nome della squadra. Aspetta qua. Canoni. Canoni center post. Non ne ho idea. Mi sembra un po' strano che sia Atene. Premesso che non ci sono mai stato. Per te è Corfù. Ok, ora domanda un po': dove cazzo è Corfù? Kerkyra. Ma sai che forse sì. È lo stadio di Corfù. Etnico Stadio Kerkyra, sì, è Corfù. Complimenti, Brurco. Complimenti. Dai, di nuovo, di nuovo. What? Pensavo fossero soltanto di calcio. Questi qua sono stadi in generale.
ok, mi piace il fatto che siano stati in generale. Lillehammer, Norvegia. Dove ci hanno fatto le Olimpiadi. Sto per dire, è un posto dove hanno fatto le Olimpiadi invernali. Per forza Lillehammer. Anche se non so dove sia, quindi mi caccio qua. Ah, era effettivamente qua giù. Ok. Well. Di che sport è? Salto con gli sci quello, raga. Ciao, Brenda! Bello questo posto. Museo Olimpico. Fermi. Potrebbe essere... No. Ponte di legno tonale. Siamo in Val Camonica. Che squadre ci sono qua attorno che possono avere uno stadio così grande? Fermi, fermi qua. Qua troviamo il punto esatto. Ciarulla. Cianciulli. Stavo per dire Pogba, non lo è. Posso dire che però non mi sembra molto la Val Camonica? Strada Borrona. È lo stadio di San Marino, raga. Sta a Serravalle. Cazzo. Bellissimo. Perché gli stadi sembrano tutti quanti uguali? Losanna. A caso. Che è qua. C'è uno stadio? Arena? Ok, Olimpico. Però ci siamo. Pa-pa-ra-pa. Questo non mi aiuta? Questo mi aiuta. Forse è lo stadio del, del Başakşehir. Ora la vera domanda è: dove sta Başakşehir? Başakşehir. Dov'è lo stadio? Che sia lui? Ah, è l'Ataturk! Ecco perché mi era così familiare. È l'Ataturk. Ma perché c'hanno la curva parabolica dietro? Kotiera Vieras. Lettonia. Siamo a Ogre in Lettonia. Dov'è Ogre? E c'era Helsinki. Cazzo, quella linea sopra la lettera pensavo fosse... fosse in Lettonia. Può essere che sia una pista di ciclismo olimpionico, eh? Ah, questo qua è lo stadio del Copenaghen. Esistono gli stadi di calcio, comunque degli stadi facilmente riconoscibili. Con dei punti di riferimento veri e propri. Io ci vado giù in due secondi. Ora però mi state chiedendo di identificarvi dove cazzo si trova... lo stadio del Copenaghen a Copenaghen. Questo non ve lo so dire. Ah! Well, non male. Ah!
Well, è di nuovo l'Ataturk. Non mi sembra l'Ataturk. Ma come bosseggia quest'uomo col tè? Quanto cazzo lo invidio. Questo è quello che sta facendo la foto, è lui il colpevole. Ci riproviamo a... proviamo a ripiazzarci alla Ataturk. Però dentro. Questa volta era l'altro. Cazzo, li ho invertiti. Ok, stadio del Lorient. Ora la domanda è... dov'è? Esiste come città? L'Orient? Sud Francia, ma quanto piccola deve essere se neanche appare. Non ho idea di dove possa essere, quindi ti piazzo a Quimper. Ah! Alla faccia del Sud Francia. Si vede, si vedeva, manco l'ho notata. Vabbè. Qua siamo. E certo. In Turchia e fin qua ci sono. Però il Kirmizi io non ho idea di dove sia. SS. C'è una città che si chiama Kirmizi? Io non la vedo. Mi metto a Izmir giusto perché Kirmizi suona simile. Ah! Questa città l'avevo effettivamente vista scritta in giro. Well, I wonder where we might be. Mai? Ok, dove cazzo è Bolton? Eccola. Sapevo che ci fosse la rivalità tipo tra il Bolton e il e lo United, solo per quello. University of Bolton. Dov'è lo stadio dell'Università di Bolton? Non ce l'hanno, comunque è Bolton. A Middlebrook, era anche fuori, figurati. Vai, 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 di nuovo. Ultimo giro qui, poi vado un attimo in bagno e torno. Questa era Helsinki, vero? Un po' più su. Sì, prendo proprio lui, Troy Bolton. Boh. Questa non ce l'ho. Lo stende a questi colori, vero? Penso. Che culo. Che culo. Bro. Ah, però questo 360 Yerevan mi aiuta molto. Thank you. Dove cazzo sta Yerevan? Eccola qua. Dov'è lo stadio di Yerevan? Cimiteri, cimiteri. Non saprei. Ah, era molto al centro in realtà. Meh. Dai, è ultima. Il Portsmouth. Ma è così incastrata la... è così incastrato lo stadio del Portsmouth.
Che strano. Che bello però allo stesso tempo. È tipo lo stadio del Treviso. Ciao Arlash. Buonasera, bello. È tipo lo stadio del Treviso che è incastrato tra le case. A caso. È di Istanbul anche il Fenerbahce. Ma non so in quale parte di Istanbul. Metto a caso lì. Sì, che non era molto distante. Era 700 metri. Beh, buono come punteggio. Sono un rookie voyager. Fico. Wow. Ok, allora. Datemi un attimo che vado al volo in bagno. Torno subito e... E ci sono.
Hello! Scusatemi. Stavo cagando di brutto. Perdonatemi. Ora che ho defecato di cattiveria, facciamoci un paio di duelli. Oppure no? No, raga, non è City che sarà soltanto tanta. Tutto qui. E poi mi sono anche voluto pulire per bene, se permettete. Non saprei, forse ah no. Podgorica Pog. Questa è facile. Semplicemente non l'avevo notata. Oddio, magari eravamo più su. In una città al confine. Invece no, proprio Podgorica. Buono, ottima partenza. Di solito poi dice no. E che era tanta, quindi ci ho messo anche di più. Ci avrei messo di meno se non mi fossi pulito. Questo è fattuale. Non lo so. Dov'è il sole? Quindi siamo nell'emisfero sud? Wait, il rosso è il nord. Quindi se il sole è a nord siamo nell'emisfero sud e quindi ti sparo questo Brisbane Tat Cazzara Perth. Sapevo che... Minchia, quanti punti! Ah! Cazzo. Ero indeciso tra Perth e Brisbane. Ho detto, bah. Mi sembrava molto più arida l'altra volta che ho visto Perth e dintorni. Siamo in Ucraina. Devo tanto capire in che città. Kiev. Grazie. Kiev. Magari siamo dintorni, ma tanto ucraino. Spero che lui si metta in Russia. Così perde un altro bel po' di punti. Romania. Ok. Yes, easy, ci sarò. Iniziamo lunedì pomeriggio. Minchia, Carrie Underwood. Non ho idea di chi sia, ma il nome pure mi dice qualcosa. Mon Premier. Ma sapete che forse siamo in Canada? Orleans. Ma questa è New Orleans. Fuck it. Sarà sicuramente in Canada. Porca puttana, non lo sapevo. Madonna, raga, che schifo che stiamo facendo ultimamente. Sì, in effetti non sapevo... Non avrei saputo dove mettermi, sinceramente. Cioè, anche avessi effettivamente seguito la mia sensazione di Canada, avrei sbagliato. Quando finisci... Cioè, perché mai dovremmo... Ma raga, ma fatela iniziare. Ah, ok. Poverine. No, quando inizia? Ragazzi, iniziamo lunedì sera. Pandora.
Quando finisce? Figa, deve ancora iniziare. Balkans? Probabile. Ma dove in the Balkans? Monte. Vai tipo qua vicino a Zabliak. C'è la bandiera del monte qua. Bosnia, raga, non può essere, manco è mappata. What? Bhutan. Fuori Timpù. A caso proprio. Ma il Bhutan a livello naturale è meraviglioso. Dal lato opposto ovviamente del Bhutan. Tetti particolari magari possono essere d'aiuto in futuro. Oh, Sussex. Sapete che non è dove sia il Sussex, però è Sus. Questo è Wessex. Sarà qua il Sussex. A caso. Ah. Ah, era proprio Brighton. GG, non sapevo. Salon Silver City. Non saprei. Definitely da qualche parte in Centro America. O potrei starmi sbagliando e... Forse no. Forse esatto, forse è più Argentina o Uruguay. Era esattamente quello che stavo pensando anch'io. Ha segnato la Roma? Chiedo per curiosità. Sapete col vicino tifoso della Roma? No, sempre 1-0. Fuck it, Uruguay. Ho un vicino che ti fa... Roma tantissimo, appena cacciato un urlone. Quindi magari c'è stata un'occasione importante. Bella l'Uruguay. Dai, facciamo un altro paio di duelli. Qui non ne ho idea, cipolla. Ma è un cane? Carriera col vicino? No, no. Faccio giocare il vicino, i due vicini. Una rebuild col Bologna. L'altra rebuild con...
con la Roma. Fuori Candy. Non male. Ah no, raga, lo so perché stava lamentando perché è entrato Vigna. Ma Spinazzola è in panca? Cioè Spinazzola è tornato in è vivo? Merda. Minchia, la Salernitana è come il Crotone di un paio d'anni fa, che è riuscito a salvarsi a caso. Che culo. Giusto per come era scritto il nome. Da circa un mese. Ah, non sapevo. No, l'ho visto. Guardate che, cioè, ve lo dico. Utepites. 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 Allora, cioè, spesso capita. Ah, cazzo, ha fregato entrambi. È vero. Non sembrava il font, però, dell'Ungheria. Spesso capita che i giorni in cui ci sono le partite, per coincidere, più che altro perché è il weekend tendo a essere leggermente più libero, perché lo è anche Claudia. Spesso capita che io mi ritrovi ad andare in giro. Nei weekend in cui ci sono le partite, ed è pieno di tifosi di altre squadre. Oh, però da quelli della Salernitana i più chill. Cazzo, simpaticissimi. Con un paio ci siamo fermati a chiacchierare. Che erano in giro, ci hanno chiesto un paio di cose. Non ricordo manco cosa ci avessero chiesto. Però la vincono loro il titolo di più simpis. Dove abito? A Bologna. Nicola, tu che se la stessa si salva va a piedi dal Papa. Kek. Ma Nicola era lo stesso che aveva salvato il Crotone, no? Cazzo. Mexico. Vai in Mexico. Sud di Città del Messico. Sarà sbagliatissimo, eh. Guarda che ho appena sbagliato. Puerto Rico. Non l'avrei mai beccato Puerto Rico. Mai. Jaco, well, good luck. Divertiti. Guarda. Va benissimo così. Ci siamo refullati entrambi tanto. Grazie, cipolla. Un attimo, eh. Nuke Groenlandia. Erano le Faroe. Ho sbagliato. Ah. Cazzo, è vero. Che ora ci sono anche le Faroe. Porca puttana. È scomparso il cartello. Surimi fish meal. The fuck? Huh.
Comunque questa settimana cioè, con Gioca Esser non andiamo per niente d'accordo. Sto facendo cagare, sbaglio cose basilari, non lo so. Non ho idea. Me l'ha preso! Però ho perso. Cazzo. E niente. Minchia, sono usciti di nuovo su. Ero quasi a 800. Malesia con lo sticker nel cazzo. Tremendo. Tutto bene, Arlash. Te come stai? Occhio a pelle, direi Tunisia. È Tunisia. Come sempre, Tunisia vicino a Sfax. Dove cazzo è Sfax? Qua. A metà strada tra Tunisia e Sfax. Quanto costa al mese? Ma se fai l'abbonamento annuale sono tipo 20 euro all'anno. Più o meno. Molto più giù. Gerba? Non l'avevo mai beccata. Capisco, capisco. Periodo pieno. Purtroppo. Bandiera? Non era quello che speravo. Messico? Bandiere messicane. No. Cile, Italia. Siamo nella parte vicino a O'Higgins. Che c'era una colonia italiana giù. Non ricordo dove fosse però. Che mettiamoci qua vicino e basta. Se hai sbagliato, amen. A nordissimo era. Me. UK. Palme. Che ci fanno le palme? Tropicalizzazione del clima, Pog. Però sapete cosa? Quel muretto lì sapeva molto di Irlanda. Però poi vedo queste cose e non sa di Irlanda. Scozia. Isola di Man. Ecco. Via di mezzo perfetta. Peccato che mi abbia tolto punti lui. Ah sì, guardate. Il dubbio era tra UK e Ireland. Però l'Irlanda non poteva essere. Sapete che mi lascia un botto di dubbi sta parte? Potrei essere ovunque. Non ho idea di dove mi potrei trovare. Salve signore. Cartello. Governo del Cile. Riego.
Trova la Turriego come cittadina. Non la troveremo mai, vero? Zona Santiago e basta. Secondo me è un po' più su di Santiago. Cazzo, era più giù. Era vicino a Los Angeles. Round di cura? Sì, mi butto a caso. Tanto devo recuperare quanti punti? 400. A caso proprio. Macchina cubo. Non siamo molto distanti, Quanto basta per curare del tutto entrambi? Poglo, Roma in finale di conference, grandi, sono contento. Dai, mi guarderò la finale sul secondo schermo mentre streamo. Perché è esattamente ciò che accadrà. E speriamo che diano un po' di importanza in più a sta coppa, mo. Cioè, che venga presa un pochettino più in considerazione. Finale di Europa League, Eintracht Francoforte, Glasgow Rangers. Sì, beh, in effetti è abbastanza... abbastanza tierless ga. Non lo so. Ronda Soliarsa. Sarà sbagliatissimo, invece era giusto. Ronda è qua. A culo. Danno doppio. 10. Ok, questo è il Vietnam. Ora la domanda è su o giù? Perché è lungo il Vietnam. Rischi? Fuori Ho Chi Minh. Saremo sicuramente su da noi. Oh mio Dio, che culo. Si è messo anche lui gli Ho Chi Minh, eh? Però che culo. Vediate Bolzano centro. Oh, Cry supermercato? Max punto di Caruso? Wait a minute. Cazzo. Allora, Sud Italia è il Sud Italia con il mare così. E le città fatte in questo modo. Orco Camp però... è anche bella alta. In questo modo direi che sono molto più quadrate, tendenzialmente. Seguono più proprio i castra. Non becco il punto esatto. Mettiamoci giù e vaffanculo. Devo mettermi in Sicilia. Devo seguire l'istinto e mettermi in Sicilia. Mi sono messo in Calabria come sicurezza. Perché ho detto non si sa mai. Che io sia in Puglia. Niente macchina che ci segue? Unicità e disciplina. Lagos. Ah no, in Ugu, guarda qua. Era una della cittadina assegnata, vero? L'ha beccata anche lui. Cazzo, trovato uno peggio di me.
Qua perdo col danno a 3,5. Svezia, oserei dire. Forse Finlandia. È Finlandia. Cazzo, bravissimo lui. Siamo ancora vivi. Bastardi. Le minchie mi hai piazzato, mo. No, eh. Perché devi smettere di andare ogni volta? Nei momenti clutch. Wiek, qua siamo in Polonia. Wiek, Polonia. Trovala tu ormai. Che viene a mettermi così a cercarla. È piccolina tanto, però. Ciao belli, buonasera, ben arrivati intanto, ben arrivati. Ovviamente lui l'ha beccata. Deve essere un mostro a guardare sulla mappa. Fuck it al centro. O è un mostro a cercare le mappe, o non so cosa. È l'Irlanda, mi sa. Zona Connemara. No. UK. Non so in che zona, però. Vorrei dire zona tipo più tendente al Galles o alla Scozia, ma è un mio vibe quello. A 20. A 4,20. A 1, a 47, a 5, a 10, 13. Caso. Fottuta isola di Man. Un disastro stasera. Sto per scendere dalla gold. Guardate. Guardate, facciamo che anche basta.